Eccoci qua, buonasera. Perché siamo qui? Perché siamo nella fase cruciale e decisiva delle consultazioni di governo. Sono già nello studio dedicato dalla Presidenza della Repubblica agli incontri, alle consultazioni del Capo dello Stato, i componenti della delegazione di Forza Italia. Poi entreranno i 5 Stelle, poi il Partito Democratico. E poi ci sarà la soluzione della crisi, stasera, domani, c'è chi spinge su stasera e francamente in questo momento non sappiamo ancora quale delle due ipotesi che sono ormai chiaramente sul tappeto sarà quella decisiva. Certo, favoritissima da ieri sera è l'ipotesi, la candidatura, chiamiamola così, dell'attuale ministro degli esteri Paolo Gentiloni a succedere a Matteo Renzi. Anche perché, ve lo dico subito, per Matteo Renzi ha scelto per sé un'altra roadmap, diciamo. Renzi convocherà il 18 di questo mese l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e convocherà sostanzialmente le primarie che si concluderanno già nei primi giorni di marzo con la scelta del candidato Premier, che sarà lo stesso segretario, negli intendimenti di Renzi, lui stesso il segretario del Partito Democratico e Premier uscente. E nel frattempo Gentiloni avrà con sé tutta la squadra, nelle intenzioni di Renzi, di governo del Premier uscente. Questo è quello che ha deciso Matteo Renzi ieri con i suoi in una fitta rete di conversazioni a Palazzo Chigi, dove, come si dice nel gergo tecnico, sta preparando gli scatoloni, con lo stesso Gentiloni, con Padoan, con Franceschini, che come si sa è un azionista non di poco conto della maggioranza del PD e del governo. Cosa può ostare a questo? Ovviamente che le altre forze politiche si mettano di traverso, soprattutto Forza Italia, che ha un potere di coalizione, ovvio, essendo proprio quella tra Forza Italia e il PD la coalizione che ha retto l'inizio della legislatura. Per questo è importante vedere cosa succederà, è importante vedere cosa diranno i 5 Stelle, perché questo impatta anche con la durata della legislatura stessa. C'è chi dice che appunto quello che noi abbiamo chiamato prima la roadmap, il planning di Renzi sia proprio questo, dedicare i primi 90 giorni da qui appunto all'inizio di marzo a regolare le questioni del partito, a essere il candidato Premier, mentre, come dire, l'ordinaria amministrazione sarà gestita dal governo Gentiloni. E poi gli altri 90 giorni a una campagna elettorale che a giugno porterà allo scontro finale tra lui e quindi il PD, i 5 Stelle, vedremo con quale candidato Premier, e il centrodestra, vediamo con quale composizione e appunto a sua volta per il centrodestra quale candidato Premier. Ci saranno le primarie? Ci saranno le primarie online, sicuramente i 5 Stelle, del centrodestra ancora non lo sappiamo. Per questo è importante la giornata di oggi, questo pomeriggio. Saluto, non sarà una sorpresa per voi, saluto. Beh, intanto saluto, vediamo Franco Bechis che è con Paolo Celata davanti proprio a Palazzo Chigi. Non so se vedete da lì gli scatoloni, ma li stanno effettivamente preparando, sapendo che forse un trasloco alla rovescia potrebbe avvenire di qui a 6 mesi o poco o meno. Saluto in studio Marco da Milano, un'altra sorpresa oltre a quella di Bechis, esatto. ma anche Tommaso Labate. Buonasera. E immancabile, saluto dal Quirinale, la nostra Alessandra Sardoni. E da te comincio, Alessandra. Sono dentro quelli di Forza Italia, cosa è successo prima di loro? C'era il nuovo centrodestra, Alfano non è che è a sua volta un socio della maggioranza, ma diciamo con un potere di parola piuttosto flebile, con tutto il rispetto. Ebbene sì, per quanto riguarda Alfano. Allora intanto buonasera, in questo momento è in corso il colloquio importante con Forza Italia, intanto perché con l'eccezione di Alfano la delegazione di Forza Italia, che comprende oltre a Silvio Berlusconi, Renato Brunetta e Paolo Romani, quindi due capigruppo Camera e Senato, è l'unica delegazione, dicevo con l'eccezione di Alfano, però capitanata dal leader, perché Salvini non è andato, perché
perché non andrà Grillo, ma dopo, quando toccherà ai 5 Stelle salire qui al Quirinale, ci saranno i due capigruppo Giulia Grillo e Luigi Gaetti. E poi anche nella delegazione del Partito Democratico non c'è Matteo Renzi, come sappiamo già da parecchi giorni. Al colloquio con Berlusconi viene data una grandissima importanza, e lo metto in relazione anche alle parole che ha detto Alfano questa mattina, perché, diciamo così, Alfano ha rilanciato uno schema ancora diciamo un pochino indietro, diverso da quello che è l'accordo che è sembrato poi profilarsi ieri sera, e che sembra, salvo smentite, è proprio il giallo di oggi, vedere se tiene nel Partito Democratico, ovvero l'accordo che dovrebbe portare a un nome pescato dal Partito Democratico, ovvero quello di Paolo Gentiloni, se non invece dal governo come Piercarlo Padoan, ma tutto fa pensare a Gentiloni. Un accordo che è arrivato dopo giornate tesissime e dopo tutti i colloqui che abbiamo raccontato e che tu hai riassunto prima, tutta la girandola di incontri di ieri e anche di oggi, perché anche oggi ce ne sono stati tanti. E dunque, dicevo, Alfano, nonostante questo, diciamo, il profilarsi di questa cosa, stamattina comunque ha rilanciato la speranza di una maggioranza leggermente più larga, si è rivolto a Berlusconi, diciamo, con, come dire, con un appello a tenere in considerazione anche la possibilità di dare una mano, di offrire una sponda, e poi ha richiamato anche la questione della legge elettorale e di tempi poi delle elezioni, andarci appunto con una legge elettorale fatta e rimettendo naturalmente tutto nelle mani di Mattarella, al quale si è rivolto con grandissimo rispetto come tutte le forze politiche, ma forse con qualche cosa anche in più. Dicevo che però l'incontro con Berlusconi è veramente importante, perché paradossalmente è l'unica, per ora, poi confermeranno anche gli osservatori in studio o mi smentiranno, non lo so, o davanti Palazzo Chigi, però l'unica possibile variabile, a parte il nome, diciamo, Gentiloni e in subordinissimo Padoan, è quella che Berlusconi alla fine possa dare un segno di apertura, una sponda a una maggioranza leggermente diversa da quella stretta PD e con gli alfaniani e quella attuale, il soccorso di Ala. Se ci dovesse essere questa apertura, allora si potrebbe rimettere in discussione in qualche modo lo schema Gentiloni, perché è ovvio che con una maggioranza diversa sarebbe invece per un profilo diverso di governo rispetto a quello di cui si è parlato. Vediamo allora. Quindi questo colloquio è veramente importante. Allora sentiamo, facciamo il giro degli esperti, degli osservatori, come li ha chiamati la nostra Alessandra Sardoni, i caschi blu dell'ONU che abbiamo... che abbiamo qui. Allora, non so se annoverare Celata tra gli osservatori o gli osservanti o qualcos'altro. Paolo, prima di sentire Bekis, che è con te, lì il clima com'è? Là, appunto, nel luogo tanto, nell'oggetto delle brame di tutti, cioè Palazzo Chigi. Sì, io sono il passeggiatore che inciampa. Allora, quanto ad aggiornamenti, la delegazione del PD non è più dentro Palazzo Chigi. Era venuta qui a incontrarsi con il presidente del Consiglio dei Ministri, adesso sono tornati alla sede del PD, al Nazareno. E a proposito di osservatori, io giro, non mi prendo la responsabilità, la passo a Franco Bekis. Allora, questo scenario, questo quadro, questo ruolo di Berlusconi, magari con il pressing anche del capo dello Stato, Mattarella, può portare a qualcosa, può smuovere un pochino Forza Italia rispetto a quelle che erano le posizioni della vigilia? Beh, credo che al loro interno la linea sia stata, anche nell'incontro che c'è stato prima a Palazzo Grazioli, di dire di no a qualsiasi appoggio, a qualsiasi tipo di governo. Poi bisogna vedere come si scioglie Berlusconi davanti a Sergio Mattarella, perché diciamo negli ultimi giorni si è sciolto parecchio di fronte a una persona che non voleva e che sembrava quasi un suo nemico naturale. Credo che però quella linea sostanzialmente terrà. Qualcosa è in movimento, perché è vero che quello che ha detto Alfano non è proprio indifferente ed è anche un appoggio non da poco al Presidente della Repubblica, che diciamo per quello che lui possa manifestare, ma diciamo si coglie anche da ambienti a lui vicini, ha gradito moltissimo almeno diciamo l'utilizzo protocollare della crisi
che si è svolta qui a Palazzo Chigi, il comportamento del Partito Democratico, perché in fondo poi anche la sua parola avrebbe un peso. E credo che questo lo farà pesare in ogni caso, perché dalle prime indiscrezioni che ci sono non credo che sia una soluzione ad horas e forse nemmeno domenicale. Si sta complicando un pochino quel percorso, anche perché ad esempio Gentiloni, facendo il Presidente del Consiglio, dovrebbe lasciar libera la poltrona di Ministro degli Esteri. Quella poltrona potrebbe interessare a Dario Franceschini, che sale un pochino di grado in cambio dell'appoggio a questa maggioranza, ma certo un governo così formato, l'idea che si tolga di mezzo a marzo diventa un pochino più complicata, ecco, anche per Renzi. Quindi c'è una serie di riflessioni. Quella alternativa posta da Alfano, che era, come diceva Alessandra prima, il vecchio schema, però potrebbe essere un vecchio schema ancora in campo. Allora, resta lì, ovviamente, restate lì. Tommaso Lavate, tu sei un esperto, sei un usando sempre la categoria degli osservatori introdotta qui dalla Sardoni, sei un osservatore proprio delle cose di Forza Italia. È possibile che arrivi uno spariglio, perché questo è ciò di cui parliamo come possibilità alternativa a... amici telespettatori, ci sono tre possibilità: o va come vorrebbe Renzi, ed è sicuramente Paolo Gentiloni, o succede qualcosa in queste ore per cui si impongono scelte draconiane di politica economica, e allora si impone un esecutivo guidato da Padoan, che comunque resterebbe come punto fisso nella gestione del dicastero dell'economia, o c'è la terza ipotesi, lo spariglio rappresentato da una disponibilità improvvisa di Forza Italia. Che ne sai, Tommaso? Allora, guardiamola sotto, vista che la premessa è diciamo tua, ci aiuta a raccontarla per come è avvenuta in presa diretta tra ieri sera e questa mattina. Allora, ieri sera all'1:30 di notte gli esponenti del Partito Democratico erano calici in mano, davano chiusa la questione Gentiloni con un governo praticamente fotocopia rispetto a quello di Matteo Renzi uscente, e per fotocopia intendo anche con la presenza nel Ministero delle Riforme di Marianela Boschi, proprio perché non era possibile giustamente che fosse l'unica ad essere sostituita. L'unica variabile era se spostare Marianela Boschi a fare il capogruppo alla Camera, spostando il capogruppo alla Camera Franceschiniano Rosato al Ministero delle Riforme, che gestirà, se ci riuscirà, la partita della legge elettorale. Questo era uno schema che teneva conto del... Rosato e Poletti al governo insieme, ricorda Mexico 70, quando ci fu la sostituzione tra i due. Esattamente. In Italia-Germania, la semifinale. Quindi parliamo di uno scenario in cui Berlusconi di fatto faceva quello che tutti, la sua parte che nel copione a ragione e a torto tutti gli hanno segnato, cioè che saliva al Quirinale, diceva voto subito, basta Renzi, eccetera, eccetera, scendeva e finiva lì. Se no che dentro Forza Italia sta succedendo qualcosa sin da ieri, ne sta succedendo a tal punto che sul Corriere della Sera di oggi, infatti, io ho notato che l'ipotesi dello spariglio era in realtà possibile, cioè che Berlusconi rompesse il teatrino già chiuso all'interno del Partito Democratico e dicesse: scusate un attimo, io non la penso come Salvini, non la penso come il 5 Stelle, sono disponibile a dare una mano a questa legislatura, e però voglio dire la mia su chi siano i protagonisti. Qual è il motivo, e di questo se ne sarebbe parlato oggi a un pranzo che Berlusconi ha fatto con i big di Forza Italia prima di salire al Quirinale? Due cose interessano a Berlusconi. La prima è è sotto gli occhi di tutti o quasi. Berlusconi ha bisogno di una legislatura che duri molto a lungo, in modo da consentire di creare un'alternativa nel centro-est. La seconda è esattamente quella che è parola magica che hai pronunciato da adesso, è Strasburgo. La soluzione giuridica del caso Berlusconi a Strasburgo, e ricordiamolo, cioè il fatto che lui possa essere svincolato dalle maglie della legge di Severino e che possa essere di nuovo candidabile, è sembrata giuridicamente lontana, ma politicamente si avvicinerebbe tantissimo se un governo italiano, nella funzione di governo italiano, dicesse una parola in quella direzione, e questo potrebbe spingere Berlusconi a sparigliare
cambiare completamente il gioco, a riavvicinarsi all'appello di Mattarella di governo istituzionale e quindi a cambiare quel puzzle che il PD ha costruito questa notte attorno a Gentiloni. Insomma, per intenderci, deve comprare tempo Berlusconi, in cambio potrebbe dare l'appoggio addirittura a un governo organico di solidarietà, di responsabilità istituzionale insieme al Partito Democratico? Tra bianco e nero, cioè tra voglio andare a votare, senti, e voto la fiducia, esistono mille sfumature di grigio. Alcune delle quali, no, però questo uno qua compra bianco o nero. Queste qua però le scopriremo nel momento, le però scopriremo so, momento so in che c'è una notizia che ci deve dare celata. È arrivato qualcuno lì a Palazzo Chigi? Sì. Sì, il ministro della giustizia uscente Andrea Orlando si sta confrontando con il premier Renzi. Sappiamo che in ballo c'è la partita del governo, ma sappiamo pure che Orlando è rappresentante di un'area alleata di Renzi e questo riguarda la partita interna al Partito Democratico che, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi giorni, certo, si sovrappone, incide, pesa anche su quello che sta succedendo. Benissimo. Tra l'altro, a proposito di inciampare, a me invece nella ricostruzione che facevate mi risulta che agli esteri è anche uno di quelli in campo è Calenda. Ah, sì, però, sì, che è un po' una considerato in pace con la rete dei diplomatici. Ti interrompo con la notizia che arriva da tutti sì, i fronti. Sì, toglierebbe il posto a Franceschini, che anche qui è negli equilibri. Aspetta, no? Aspetta, Paolo, aspetta. La notizia che arriva da Prego. Più fronti del Partito Democratico e fra l'altro all'unisono, segno che sono le 16:23 in questo momento, tutte le anime del PD riunite al telefono presenza a Palazzo Chigi con Renzi hanno deliberato che la linea secca è andare su Paolo Gentiloni. Quindi Gentiloni nell'attesa... secco, che detto così... può anche significare il contrario. Al momento si resta sulla linea. Però è arrivato adesso Orlando a Palazzo Chigi. Orlando e Gentiloni, per la verità, hanno anche una cosa in comune, che forse gioverà ricordare in questo momento, perché oltre a essere le due figure chiave di questa fase, si sa che Orlando era un possibile antagonista, potrebbe esserlo ancora, un possibile antagonista di Renzi alla segreteria del PD e lo potrebbe essere nel momento in cui si deliberasse di non tenere il doppio incarico in caso appunto fosse il candidato premier, un caso che viene dato circa al 100%, no? Delle primarie che si aprono il 18 domenica tra 8 giorni con l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Orlando e Gentiloni cosa hanno in comune? Sono i due ministri voluti non da Renzi ma da Napolitano. Perché infatti quando nacque il governo Renzi doveva esserci Gratteri alla giustizia e Napolitano si oppose alla presenza di un PM che passava direttamente da una procura al dicastero di via Arenula, come si dice quando non si vuole dire il Ministero della Giustizia, e anche Gentiloni fu scelto perché arrivò a quello che si è sempre detto Renzi al Quirinale con la proposta di Lia Quartapelle, una giovanissima sostituta per la Mogherini, e invece Napolitano disse non scherziamo, è il ministero degli esteri. Una persona non lo disse proprio con questi toni, disse un po' più arrabbiatino. Serve una personalità di un'esperienza. Di più peso di esperienza e fu ripescato Gentiloni, che... L'unico punto fermo era che bisognava fare fuori Lapo Pistelli, peraltro, che era il vice ministro degli esteri, esatto, candidato naturale a ruolo, ma certo. Di vecchia ruggine con Renzi. Diciamo anche che, fra l'altro, Gentiloni, lo diciamo qui, non l'abbiamo detto prima, lo diciamo dopo, si è mosso, per la verità, con una buona considerazione generale nel ruolo di ministro degli esteri, come poteva non essere. Marco, volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Tommaso, cioè sulle sfumature, perché io credo che lo spariglio non possa essere direttamente l'appoggio di Berlusconi a un qualunque governo, anche perché significherebbe che la legislatura riparte dal via. Cioè la legislatura è partita con un governo di larghe intese dove c'era Berlusconi che sosteneva Enrico Letta con i suoi ministri e uscì dalla maggioranza per l'applicazione della legge Severino in seguito alla sentenza di condanna del 1° agosto 2013 che condanna Berlusconi a un anno e l'affidamento dei servizi sociali. Adesso si ricomporrebbe la stessa maggioranza alla fine della legislatura dopo che è successo di tutto con l'obiettivo di disinnescare gli effetti della legge Severino. È qualcosa che il Partito Democratico in tutte le sue anime non può assolutamente reggere, perché significherebbe consegnare al Movimento 5 Stelle le praterie.
Però quello che può fare Berlusconi è dire che lui resta all'opposizione perché non molla Salvini e Meloni, perché vuole ricostruire il centrodestra e qualcosa del genere, ma fare un'apertura invece piuttosto significativa sulla legge elettorale, cioè dire che lui vuole partecipare a scrivere la nuova legge elettorale. In fondo lui con Renzi aveva fatto un patto in tal senso e ha sempre detto che è stato Renzi a romperlo, che lui fosse stato per lui l'avrebbe mantenuto se Renzi non l'avesse tradito sulla scelta dell'inquilino del Quirinale Sergio Mattarella. Entrare nella partita della legge elettorale significa entrare in gioco, perché il governo Gentiloni, se mai nascesse, non sarebbe comunque più il cuore del sistema politico. Palazzo Chigi era il cuore del sistema politico finché il leader del Partito Democratico era anche il Premier. Nel momento in cui il leader del Partito Democratico non è più a Palazzo Chigi, i giochi della politica si spostano altrove, cioè si spostano al Nazareno, torna di moda il Nazareno, e mentre il governo Gentiloni, se mai nascesse, governerà. Allora dire da parte di Berlusconi apro sulla legge elettorale, cioè è un tavolo che mi interessa, è una partita che mi interessa, significa ottenere due risultati: rientrare nell'area che circonda il governo, non nella maggioranza, e significa prendere tempo, perché la legge elettorale, anche se adesso tutti dicono la facciamo in un mese, la facciamo in un giorno, la facciamo in 24 ore, il 24 gennaio è troppo tardi, il giorno che si riunirà la consulta è troppo tardi, in realtà, ed è la partita di queste ore, molti vogliono andare a votare alla fine della legislatura, o comunque più in là possibile, perché serve tempo per fare le alleanze, serve tempo per capire, se ci fosse una legge elettorale, che gioco giochiamo, cioè la legge elettorale farà giocare con i piedi o con le mani, con la proporzionale o con un simil maggioritario, ci saranno le preferenze o ci saranno i collegi. Ora, alla gente di queste cose interessa poco, ma per un professionista della politica è tutto, è come se tu appunto a un allenatore di una squadra non dici quali sono le regole del gioco, poi gli devi dare un tempo per allenare la sua squadra in base alle regole. E allora è chiaro che dire entro in quella partita significa allungare i tempi, e in queste ore si discute quanto durerà questo governo che sta nascendo, e anche la composizione stabilisce la durata, perché se entrano dei big o dei simil big anche al Ministero degli Esteri, significa che è un governo che ha l'ambizione di non avere una scadenza precisa. Possiamo ricordare una cosa che è comunque praticamente sicura, che chi farà il Ministro degli Esteri, poniamo, sarà insieme a Gentiloni a Taormina al G7. Per esempio. Cioè che è la passerella delle passerelle, quella cosa che finora ha potuto conoscere praticamente soltanto Berlusconi, perché così come ha avuto la sorte dei settennati negativi per il Quirinale, li ha avuti tutti positivi per il G7. Si è fatto Napoli, Genova, che poi purtroppo per tante cose positive non è stato, e quello da Maddalena all'Aquila del terremoto. Ha fatto in tempo quindi a vedere tutti i presidenti, i presidenti degli Stati Uniti, tra l'altro, e ha avuto anche Yeltsin a Napoli, tanto per ricordare, cioè quali sono le ere che ha passato Berlusconi. E il G7 di Taormina ovviamente è qualcosa di molto importante, quindi in questo governo... Ma nel calendario che immagina Renzi, io credo che lui pensi che a Taormina arriva un nuovo premier eletto dal nuovo Parlamento. Non è molto difficile. È molto difficile, però. Il timing della certo. Crisi dal punto di vista della legge elettorale e quindi delle elezioni è difficile. Anche se posso dirti una cosa sui tempi, ha ragione Marco da Milano, ma noi dobbiamo stare attenti a due dati rispetto alla questione della consulta. La consulta si riunisce a 24 gennaio, ma non si decide. La consulta è come il governo, si sa quando comincia, ma si sa quando finisce. Poi c'è un altro rebus. E come vuol dire maratona. Che decide il 24 gennaio? C'è anche un altro rebus: che tipo di legge restituisce la consulta? Perché la consulta potrebbe restituire un cubo di Rubik. E negli ambienti politici si dà per scontato che ci sarà... parecchio molto da lavorare. Esatto. Insomma, che il ballottaggio vacilla visibilmente, diciamo. Sì. E quindi senza il ballottaggio bisogna rimettere... No, perché poi aggiungiamo una cosa, se la consulta lasciasse in piedi una legge con le preferenze che
di fatto invisa a praticamente tutte le forze politiche dovrebbero restituirle, dovrebbero toglierle. È come consegnare un puzzle a 5.000 pezzi che poi piano piano il Parlamento deve riuscire a mettere insieme. Vi vedo appassionatissimi. Adesso avete, tra un minuto arriva la pubblicità, ne potete parlare tantissimo. Beh, di questo argomento durante la pubblicità. Però no, è per addetti ai lavori, ma è molto importante. Non sembra, sembra ultimo minuto di gioco prima della pubblicità. Tra Palazzo Chigi e il Quirinale, se qualcuno ha qualcosa da dire di impellente. Dunque, Palazzo Chigi, vedo ecco la risata di Celata, quindi subito allora invece la linea al Quirinale. Qualcosa da dire, Alessandra? No, che è ancora dentro. È semplicemente no, una cosa velocissima volevo dirla a proposito del tema della durata che stava evocando, della durata del governo che sarà in carica. E poi gli uomini e le donne Marco hanno idee diverse su questo. Certo, dillo. Vabbè, su questo tema in realtà quello che abbiamo saputo è che ieri alle delegazioni numerose che ieri sono salite qui al Quirinale, Mattarella, che naturalmente non si è sbilanciato, non è che ha detto voglio mettere una data di scadenza o piuttosto deve durare tutta la legislatura, non ha assolutamente detto questo, però ha fatto un elenco delle cose da fare, ci hanno riferito alcuni delegati di ieri, è un elenco delle cose da fare che sicuramente, diciamo così, fa pensare che qualunque governo abbia un orizzonte che insomma perlomeno fino all'estate deve arrivare. Questo tema però ci sono delle dall'altra cose da fare parte, credo che certo, sia rilevante. Hai fatto bene a ricordarlo, però c'è dall'altra parte l'altra colonna d'Ercole, che è quella del 17 settembre, c'è, che non si può valicare perché sennò scattano le pensioni e scatta poi la campagna elettorale contro chi ha voluto arrivare ai 4 anni e mezzo di legislatura per riscuotere la pensione. Sarebbe devastante per certo, le forze tradizionali, tra virgolette. Abbiamo già detto molte cose, ci fermiamo a tra poco. È uscito Berlusconi, subito Alessandra, col tuo audio e il nostro video. La nuova legge elettorale c'è. Necessaria qualunque sia la valutazione della consulta su quelle in vigore deve rendere omogenei i sistemi della Camera e del Senato e deve garantire la corrispondenza tra la maggioranza parlamentare e la maggioranza popolare. All'elaborazione e all'approvazione di una legge elettorale con queste caratteristiche siamo pronti a collaborare nel modo più costruttivo. Abbiamo però precisato che Forza Italia non è disponibile a partecipare o a sostenere governi di larga coalizione. Compete al Partito Democratico, che controlla ancora oggi la maggioranza parlamentare in entrambe le Camere, assumersi la responsabilità di esprimere e sostenere un governo per la parte restante della legislatura che auspichiamo sia il più breve possibile. Infatti, la grave situazione economica del Paese, il perdurare dell'alta disoccupazione, i pericoli interni e internazionali per la sicurezza, le difficoltà con il rapporto con l'Europa sono tutto grandi temi che non consentono rinvii, grandi temi che richiedono al più presto nuove elezioni per costituire un governo stabile, pienamente legittimato dagli elettori. Al tempo stesso, dopo le elezioni dovrà riprendere il percorso costituente in termini finalmente condivisi, mettendo mano alle questioni vere che riguardano l'efficienza e la rappresentatività delle istituzioni. Vogliamo cogliere infine l'occasione per ribadire, anche alla luce degli eventi di questi giorni, la nostra considerazione per il senso di responsabilità istituzionale del Presidente Mattarella e la nostra fiducia nel suo ruolo di garante in questa fase delicata della vita democratica del Paese. Ringrazio tutti voi, vi auguro buonasera e buon lavoro. Presidente, possiamo farle una domanda? Allora, Alessandra, niente domande. Berlusconi con i due capigruppo, Brunetta e Romani, e
scortato per la verità anche da Grasso, che è il capo della comunicazione del Quirinale, forse per controllare che non ci fossero incidenti di percorso, si è limitato a leggere quel testo concordato, come è chiaro. Da qui però cosa si evidenzia? Beh, mi sembra che risponda agli interrogativi che c'eravamo rivolti, no? Se c'era ancora il dubbio che Berlusconi potesse offrire una sponda per un percorso diverso da quello che si è immaginato fin qui, ovvero un Gentiloni con tutti i condizionali, ma insomma Berlusconi ha ribadito che non parteciperà a nessun governo di larghe intese, quindi in nessuna forma a dare l'avvio al nuovo governo, perché ha detto esplicitamente che tocca al Partito Democratico, spetta al Partito Democratico e all'attuale maggioranza. Ha dato però, e questo è molto importante invece per il governo comunque quale che sia che partirà, ha dato la disponibilità invece al dialogo sulla legge elettorale. Dalle cose che ha detto, dalle caratteristiche che ha messo in evidenza della legge, le esigenze alle quali deve rispondere la legge elettorale, si capisce che da una parte recepisce le indicazioni che erano arrivate in modo quasi irrituale, come abbiamo detto più volte, dal Quirinale a proposito con il famoso virgolettato dell'Huffington Post, di una omogeneità della legge elettorale, ma ha fatto anche capire che l'accento è sulla rappresentanza, e per come si è messo il dibattito sulla legge elettorale negli ultimi mesi, già nella campagna referendaria, sappiamo molto bene, certamente da Milano è il miglior traduttore di questa espressione, rappresentanza invece che governabilità vuol dire un sistema proporzionale. E quindi una legge elettorale proporzionale. E poi come anche sapevi che lui era il miglior interprete? Che da Milano era così? Che è molto esperto e anche, come dire, di sistemi elettorali, e che anche ha abbastanza allergico a quelli proporzionali, non lo so Marco, però la condividiamo questo tipo di allergia, e però credo che ormai è fatta, insomma. E poi che Berlusconi la voglia fare è sicuro. Allora aspetta Alessandra, così ecco, chiariamo i nostri telespettatori. Marco, tu hai quello stesso punto, lo hai subito da qui. No, cioè, era quello che dicevamo prima della pausa. Lui dice: non entro in un governo, ma sulla legge elettorale sono pronto a collaborare. Ha detto nel modo più costruttivo, che come dire. Mi siedo al tavolo non da convocato dell'ultimo momento, cioè, ma da protagonista. Anche e la corrispondenza... l'armonizzazione sì. Delle due, quella e è un'altra delle parole chiare. Corrispondenza, maggioranza dei cittadini e maggioranza parlamentare, che sembra un'ovvietà, in realtà non lo è, perché in nessun paese europeo c'è una corrispondenza. In tutti i paesi, quando c'è un sistema maggioritario di qualche tipo, il turno unico inglese, il doppio turno, quando c'è un premio, vuol dire, perché in nessun paese c'è un partito che ha il 51% o una coalizione, salvo rari, c'è un sistema elettorale che dà un certo tipo di premio a chi arriva primo, diciamo. Qui invece è stata proprio una corrispondenza, più di una lancia. Vuol dire la proporzionale pura, cioè la fotografia, quanti voti hai, tanti seggi avrai, e poi in Parlamento ti allei. Allora, Bekis, sei d'accordo? Scusa, Paolo. Sì, sono d'accordo, sostanzialmente Berlusconi ha detto quello di cui avevano parlato durante questo pranzo, e quindi era escluso che potessero appoggiare qualsiasi tipo di governo. Quanto al dibattito sulla legge proporzionale, diciamo che c'è un fronte che è abbastanza largo sull'idea anche di interpretazione del voto referendario. Che per troppo tempo, per 20 anni, gli italiani sono stati costretti a turarsi il naso e votare il meno peggio. Questo ha escluso ampie fette della popolazione dal diritto di essere rappresentato, cioè molti italiani non sono più rappresentati nel sistema politico attuale. È un tema di cui stanno discutendo. Il proporzionale darebbe il diritto di tribuna, diciamo che gli interessi anche di persone che non sono più rappresentate siano rappresentate lì dentro. È uno dei temi di cui discute la politica, a parte, e quello ce l'abbiamo alle nostre spalle, di chi mangerà il panettone sotto l'albero di Natale che intempestivamente avevano preparato a Palazzo Chigi prima del referendum. Gli italiani. Non l'avevano già messo su prima del
del referendum. Forse qualcuno pensava di mangiarlo quel panettone, non lo mangerà, però qualcuno comunque ci sarà. Questo è, diciamo, è uno dei temi che credo che anche i 5 Stelle porranno adesso nel loro incontro però, con il capo dello Stato. Un'ampia partecipazione a favore del proporzionale. È vero che però questa posizione apre una partita interna al centrodestra, e cioè Fratelli d'Italia e Lega, quel proporzionale per contarsi in realtà non è che gli piace molto. Loro hanno sempre parlato di primarie, di giocarsi la leadership alle primarie, e quindi in un sistema maggioritario. Con una coalizione puoi tentare, cioè diciamo quello di cui stiamo discutendo è quello che potrebbe venire fuori dalla sentenza della Consulta. Se la sentenza della Consulta abolisse il ballottaggio, di fatto ci troveremmo con un proporzionale che dà un premio di maggioranza a chi raggiunge il 40%. Non c'è più bisogno di coalizioni prima del voto, dai, la sostanza è solo questo. Le primarie non servono più a niente, perché comunque però neanche quelle di Renzi, possiamo dirlo. Ma lì nel PD è stato scelto di fare comunque le primarie. Ma perché il PD è una federazione di partiti, esatto. Quindi si fanno tra nel le correnti. Nel centrodestra a questo punto si ripeterebbe lo schema, correggimi se sbaglio Franco, è lo schema del 2013, dove la Lega diceva che il candidato, pensate quanto tempo è passato, la Lega diceva che il candidato premier era Alfano, che adesso è diventato come Schillaci nei film di Aldo Giovanni e Giacomo, il gran visir di Tucci Terun, no? E da parte di Berlusconi si diceva no, noi non poniamo candidati, ma lui, Berlusconi, gonfiava un po' il petto e si dondolava, come a dire è chiaro che sarei io se vincessimo, no? E si crea ancora quella situazione di allora, ognuno va in ordine sparso, poi sommano i voti del centrodestra e vedono che ne possono fare. Sì, anche a dire la verità poi le situazioni si impongono quando comincia a rotolare la pietra verso le elezioni. Fino alla vigilia sempre discutono, ognuno va per conto suo, poi diciamo le condizioni che si creeranno anche la situazione. Siccome la creano sempre all'ultimo è sempre difficile dire poi facciamo le primarie, poi non c'è più tempo se la situazione precipita. Dipende molto da come va avanti questa legislatura. Tu ponevi quel tema dei 4 anni e 6 mesi, se dura 5 anni la superi e alla fin fine va alla fine della legislatura e non c'è più il tema delle pensioni in sé. Dipende molto da quanto si innamorano anche i protagonisti del prossimo governo, perché sai, quando si siedono lì magari poi si innamorano della poltrona dove stanno, è più difficile farli scendere da lì, dire stai lì 2 o 3 mesi. Berlusconi ha due timing, quello di Strasburgo e quello di Milano, dove nacque, cioè nel settembre, mentre scatta la pensione, arriva a 81 anni, e poi se si va ancora avanti e va fin là, è sempre più difficile poi pensare alla candidatura. Berlusconi è convinto eterno. Di essere eterno, quindi lui, per lui il tempo non passa, quindi è convinto di presentarsi anche tra 10 anni, non è quello il problema. Sì, parla del piano, perché finora c'è riuscito. Quanta gente, al di là delle dichiarazioni, al di là delle dichiarazioni che fanno, quante delle forze politiche in realtà, magari al loro interno, riflettendo fra di loro, pensano che sia utile avere ancora un po' di tempo. Tu dici un po' anche i 5 Stelle, vero? Neanche il Movimento 5 Stelle. Anche i 5 Stelle. Potrebbe essere che dicono molto andiamo al voto, ma magari un po' di tempo per risolvere qualche contrasto interno, per vedere a Roma qualcosa di fatto magari, dopo mesi in cui e anche a Torino, nell'altro verso, per vedere se cresce la figura dell'Appendino. Certo. Se cresce la candidatura dell'Appendino, certo, che sta diventando una figura importante. Anche se lì sarebbe al secondo mandato, quindi non potrebbe, secondo le loro regole, no? Cioè ha fatto uno da opposizione, uno da sindaca. Dovrebbe però se interrompesse per fare il candidato premio sul piano nazionale è un'altra cosa, no? Diciamo l'interpretazione rigida dovrebbe diventare un po' più elastica. Vabbè, sì. Tu ce l'hai, come voterai lì nella cosa online su questo? Io non posso accedere alla piattaforma perché non sono iscritto. Allora, ultimiamo il giro con il vicepresidente della Camera.
con Tommaso Labate. Questo Berlusconi, tanto su un testo concordato, quindi vuol dire che le riunioni, c'era anche un po' di Gianni Letta dentro. Allora, prima di arrivare alla legge elettorale c'è una conseguenza più immediata, che praticamente queste parole pronunciate da Berlusconi frappongono qualsiasi ostacolo tra Gentiloni e Palazzo Chigi, quindi a meno di colpi di scena che avrebbero del clamoroso, nel momento in cui Berlusconi pronuncia quelle parole lì, non partecipiamo a governi istituzionali, di fatto Paolo Gentiloni è il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. So che da Berlusconi ci si aspetta sempre delle sorprese dell'ultima ora. Enrico Letta e Angelino Alfano lo ascoltarono ritirare e restituire la fiducia al governo Letta nel giro di 10 minuti, quindi immagino Gentiloni nel pieno del Senato, immagino Gentiloni davanti alla TV dopo aver chiuso, quando l'abbiamo detto, l'accordo all'interno del PD, c'era solo quest'uomo che poteva cambiare la sua sorte dicendogli no, partecipa eccetera eccetera. Quando avrà sentito quelle parole, ovviamente immaginiamo che abbia stappato una bottiglia di qualcosa, anche perché gli ostacoli tra Gentiloni e il governo si sono praticamente frapposti. Sulla legge elettorale dobbiamo guardare quello che succede domani, perché l'unica legge elettorale su cui Berlusconi e il Partito Democratico si alleerebbero e approverebbero domani mattina è una legge elettorale proporzionale o maggioritaria che sia, che impedisca all'articolo 1, c'è scritto, tutti i partiti che iniziano con la M non possono andare al governo. Questa è l'unica legge elettorale su cui Berlusconi e il Partito Democratico si accorderebbero domani mattina, perché è una legge che impedisce diciamo, dal punto di vista proprio semantico al Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni. Lì attenzione, anche perché, scherzi a parte, Berlusconi e Salvini hanno due obiettivi contrapposti. Berlusconi non ne fa mistero, praticamente sogna una via di uscita gran coalizionista o alla tedesca per l'Italia, cioè di andare al governo come succede in Germania, ma a parti invertite, in cui la parte sinistra ovviamente è quella che con Renzi al posto della Merkel, è lui che fa quello che li sostiene. Ma attenzione, che una legge elettorale proporzionale potrà sì impedire al Movimento 5 Stelle di avere il 50% più uno dei seggi in Parlamento, ma non può impedire alla somma tra Movimento 5 Stelle e Salvini di ottenerla, quindi è un rischio abbastanza grosso, lodo bolognese di Bugani. Allora, adesso però continuiamo a girare. Allora, innanzitutto, sono entrati i 5 Stelle, Alessandra? Sì, sono entrati da poco e la delegazione composta, l'abbiamo detto, dai due capigruppo, quindi senza Grillo ma con Giulia Grillo che è la capogruppo e Luigi Gaietti, capogruppo Camera e Senato, e poi erano accompagnati quando sono arrivati anche dal portavoce, dal responsabile della comunicazione Rocco Casalino. E questo è, diciamo, sono le ultimissime, naturalmente aspettiamo. Mattarella aveva calcolato un'ora per ciascuna di queste delegazioni, anticipo. Sono i colloqui più importanti, siamo in netto anticipo e quindi bisogna poi vedere se comunque immagino che siano entrati anche nello studio, sono stati visti entrare proprio nel palazzo. E volevo aggiungere semplicemente una cosa rispetto a quello che ha detto Berlusconi, ovvero la sottolineatura, forse è importante dirlo perché comunque visto che Berlusconi è stato il leader che ha poco digerito l'operazione elezione di Mattarella, non per il nome, per la figura di Mattarella sicuramente, ma per l'atteggiamento, per la rottura del patto del Nazareno da parte di Matteo Renzi, mi è sembrato importante che volesse sottolineare alla fine della nota che vi abbiamo fatto ascoltare invece un grande attestato di fiducia nei confronti di Mattarella, insomma con una frase dedicata piuttosto ampia. E poi per ora basta così, se poi avete bisogno vi darò altri aggiornamenti. Ci sarebbero altre cose da dire, volevo dire questo sul questa fatto urgeva, che la palla è interamente nel campo del PD. Sì, questa urgeva, insomma ci sono molte cose da dire naturalmente sulla partita. Vabbè, ma le puoi dire, sai tra quanto, e nella Alessandra, formazione. Un minuto, perché noi recuperiamo solo quel minuto di pubblicità che abbiamo tagliato vigorosamente per prendere al volo l'uscita di Berlusconi e della delegazione di Forza Italia dallo studio di Mattarella. Lo recuperiamo, noi proprio un minuto, cronometratelo, un minuto, e poi torniamo a sentire le altre notizie che ci deve dare Alessandra Sardoni.
Eccoci ancora insieme, abbiamo iniziato da ormai quasi un'ora a raccontarvi queste che sono le ore cruciali per la soluzione della crisi di governo. Berlusconi con la delegazione di Forza Italia è stato a colloquio con Mattarella, è uscito e ha sgombrato il campo per quanto riguarda la posizione di Forza Italia riguardo alla soluzione della crisi. E come dire, noi non ci mischiamo, facciano il governo che hanno ormai in animo di fare, che è quello a guida di Paolo Gentiloni, con lo stesso perimetro di maggioranza del governo Renzi. A noi sta a cuore solo una cosa, e non è da poco, partecipare alla discussione sul cambiamento della legge elettorale dopo la sentenza che ci sarà a fine gennaio della Corte Costituzionale in merito all'Italicum. E quello la vogliamo e ci vogliamo essere, vogliamo stare seduti e non in fondo, diciamo, al tavolo. E poi si è capito anche che riguardo all'armonizzazione tra Camera e Senato, tra la legge elettorale di Camera e Senato, si combatterà magari un altro paio di settimane in più, il che vuol dire che anche Forza Italia non ha fretta, anzi tutt'altro, di andare al voto. Sapete che fra l'altro ognuno, come diceva quella canzone, inseguiva la sua chimera, una sua chimera. Quella di Berlusconi consiste nella sentenza risarcitoria che gli restituirebbe l'onore della eleggibilità da parte della Corte di Strasburgo. Torniamo da Alessandra Sardoni, che ci aveva promesso altre informazioni, altre rivelazioni. No, non particolari rivelazioni, ma semplicemente, diciamo, qualche piccolissimo elemento ulteriore rispetto al fatto che, naturalmente, sgombrato il campo dalla possibilità che Berlusconi facesse una mossa diversa da quello che ha fatto, la partita è interamente nel campo del Partito Democratico e a questo punto dovrebbe reggere l'accordo. Accordo che a questo punto riguarda un po' tutte le componenti, cioè alla fine si sono disposti ad accettare il nome di Gentiloni, ognuno in cambio di qualcosa o anche soltanto della speranza, della possibilità di stare in partita, come dire, ognuno su un pezzetto di strada, per dire Franceschini nella speranza che comunque poi un governo comincia e chissà, come avete detto, poi quando finisce, anche perché appunto le cose da fare sono tante e la legge elettorale richiederà degli aggiustamenti. Chi voleva, come una parte della sinistra interna, il congresso presto, come i Cuperlo, ma anche Andrea Orlando, avrà il congresso presto. Anzi, qualcuno si lamenta già che Renzi abbia detto Assemblea Nazionale il 18, sembra il segno che vuole scalpitare fin troppo. Si raccoglievano anche queste voci oggi perché dicono beh, però poi manca una settimana a Natale, che pasticcio. Ma insomma, comunque l'orizzonte congressuale, quale che sia la forma del congresso, perché ovviamente la legge elettorale, se sarà proporzionale, la coincidenza tra candidato premier e segretario perde un pochino di significato rispetto all'attuale schema del Partito Democratico a vocazione maggioritaria. Però insomma c'è in campo questa partita, la minoranza può chiedere dei cambi di rotta e Renzi naturalmente rimane quello che dà le carte. A proposito di questo, una partita che spiega anche perché ci sono tantissimi colloqui, perché a questo punto si tratta di sapere quale sarà la squadra di governo, quante modifiche verranno fatte, dove sarà e se ci sarà Maria Elena Boschi, che non potrà certamente rimanere ministro delle riforme ma potrebbe avere un altro ruolo ancora di governo. E soprattutto c'è una partita molto sottotraccia ma molto importante che riguarda una specie di braccio di ferro sulla figura del potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti, perché diciamo c'è stato un pressing da parte degli avversari interni di Renzi per togliere questa figura da Palazzo Chigi, che naturalmente sarebbe però il primo garante della continuità e anche della Alessandra, gestione di potere. E quindi ecco, l'ho verificata questa, cioè l'unico della cerchia renziana, chiamiamola così, che lascerà Palazzo Chigi al momento della campanella, dello scambio delle consegne tra Renzi e Gentiloni, sarà Renzi. Cioè l'intenzione è che è già stata verificata con tutti i maggiorenti del suo partito e con l'alleato storico Alfano è di non toccare nessuna delle posizioni che ci sono al governo, soprattutto nella struttura centrale di Palazzo Chigi, al di sotto di, tanto per intenderci, da Lotti a Filippo Sensi, tutte le figure che abbiamo imparato a conoscere in questi mille e qualche giorno di governo Renzi. Questo viene dato che assolutamente. Significa che gli altri hanno perso. E certo, non lo so, che non so chi erano gli altri, partita, però sicuramente questo è quello che è stato detto. Scusate, mi sono seduto senza avvertire
Dario, il cameraman, che quindi mi ha perso per qualche temo per qualche secondo. Allora, infatti, il pullman dei traslochi è un furgoncino, non è un camion grande. Non lo sappiamo, non sappiamo quanta carta, quanta roba aveva, certo. E soprattutto, in realtà, non dimentichiamo che non c'è soltanto la Presidenza del Consiglio nella sede di Palazzo Chigi, ci sono anche alcuni dicasteri, gli uffici, insomma, vediamo, perché poi, come sappiamo, se ne vanno ministri pesanti. E si è detto la Boschi, la Madia, la Giannini, e vedremo. Tra l'altro è stato anche posto un problema di quote rosa, perché se ne vanno tutti i ministeri più importanti a guida femminile, e a quanto pare è chiaro che non può succedere all'inverso, a meno che davvero non vada qualcuno a sorpresa in rappresentanza della quota femminile al Ministero degli Esteri. Però ancora questo. Che cosa stai cercando, Celata? Sei andato là dove ti eri appostato quando dovevi immortalare il passaggio di Renzi che andava a dimettersi al Quirinale, dal retro di Palazzo Chigi, è così? Esattamente, sì, siamo alle spalle di Palazzo Chigi, l'uscita che poi dà su Piazza del Parlamento, e non so se ne parlavate perché li avete visti, ma sono arrivati due furgoncini che sono entrati adesso l'ingresso del palazzo. Ora, cioè, tu dici che i famosi, e quindi non so se sono andati a prendere gli scatoloni, o se dentro c'era nascosta la nuova squadra di governo. Insomma, sono entrati due pulmini a Palazzo Chigi, e dovrebbe esserci dentro, ma questo noi siamo venuti anche qui per verificare questo, il ministro Orlando, perché abbiamo chiesto. Sono entrate delle macchine con seguite, insomma, blindate, e quindi se vedremo uscire il ministro Orlando ne daremo conto, diciamo. Difficile che vi riusciremo a proporre un'intervista del ministro in uscita, però documenteremo l'uscita del ministro da Palazzo Chigi. Benissimo, grazie. Allora, e mentre c'è, questo è un altro aspetto, un passaggio che ci fa capire come tutti stiano sul pezzo, come si dice. Mentre c'è la delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dai soli due capigruppo, alla Camera e al Senato, però esce un tweet di Luigi Di Maio, molto duro nei confronti di quello che sta succedendo. I cittadini non ne possono più di questa spartizione di poltrone che Renzi fa nelle segrete stanze. Elezioni subito. Cioè, continuano a battere il ferro finché è caldo, da Milano. Sì, è legittimo che Di Maio faccia questo tweet, però in un certo senso il lavoro è già stato fatto da altri. Quindi il Movimento 5 Stelle adesso si posizionerà comodamente in un ruolo di opposizione dura, dicendo che gli altri appunto si sono spartiti le poltrone, che stanno facendo l'inciucio, che si stanno lottizzando questo e quell'altro, e loro chiederanno elezioni subito. Questo succede perché dall'altra parte invece si è deciso di fare un governo che risparmia il Movimento 5 Stelle dall'eventualità di doverci mettere le mani, cioè di essere responsabili anche della gestione di questa fase di passaggio, come poteva succedere fino a qualche ora fa. Lo stesso Di Maio aveva detto: lasciamo in carica Renzi per gli affari correnti, mettiamo mano a una legge elettorale e andiamo subito a votare. Ecco, quello era un modo in cui invece il Movimento 5 Stelle sarebbe stato coinvolto. Adesso il Movimento 5 Stelle è dato nei sondaggi come, se non il primo, il secondo partito. Una qualche responsabilità anche in questa gestione poteva avercela. Il fatto che si sia decisa un'altra strada rimette il Movimento 5 Stelle nella posizione, nel ruolo di oppositore che non deve, diciamo, non sì, deve prendere. Questa è la situazione più comoda per tutti. Esatto. Il PD, perché aveva bisogno di non lasciare, esatto, le posizioni a Palazzo Chigi, esatto, e dintorni. Forza Italia, perché stando fuori può dialogare. Sta un po' dentro, ma dentro ma anche i fuori. 5 Stelle che possono, o fuori ma anche dentro, imperterriti a picconare, dire anzi, come vedete, non se ne vogliono andare. Insomma, ognuno. Ma questa è l'Italia della proporzionale. Cioè, l'Italia della proporzionale è già nelle cose, in queste ore. Cioè, io stavo appuntandomi per curiosità delle antinomie, no?
il partito del leader, cioè il PDR, come l'abbiamo chiamato un po' tutti fino al 4 dicembre, ridiventa la federazione delle correnti. Cioè il governo si fa non perché l'ha deciso Renzi, ma perché tutte le correnti sono andate lì, hanno detto va bene, allora si fa, ma noi cosa ci dai e così via. Uno spettacolo che non si era certo visto nel 2014, quando si era deciso che Renzi prendeva il posto di Letta, Renzi aveva fatto tutto da solo. Possiamo dire che innanzitutto nel PD si è ripassati dal maggioritario alla proporzionale, esatto, no? Esatto, con tanti partiti quante sono le correnti, ogni capo corrente è il capo di una frazione, ha un suo gruppettino di parlamentari a sua disposizione, quindi è già successo qualcosa. Possiamo dire che tu hai detto un'altra cosa da Prima Repubblica, proprio all'inizio della trasmissione hai detto che Berlusconi ha il potere di coalizione. Ora spieghiamo che cos'era questo potere di coalizione. Prima era quel partito che poteva allearsi o con gli uni o con gli altri, che nella Prima Repubblica era il Partito Socialista, che era il partito di sinistra, quindi poteva in teoria, ma non l'ha mai fatto poi davvero, allearsi con i comunisti. Lo faceva nell'amministrazione lo locale. Faceva però nelle giunte e quindi ogni tanto minacciava, certo, di farlo anche a livello nazionale. Oppure poteva allearsi con i democristiani. Avendo il 10% aveva in realtà il massimo di potere possibile. Berlusconi, che non ha più il 30, dice io con il 10, se ho quella posizione, posso avere il massimo del potere. Ha detto solo una cosa, diciamo in difesa di Renzi, perché all'inizio di questa crisi durata una settimana e quindi alla fine quando si cominciarono a sapere i risultati del referendum, a onor del vero Renzi ha fatto di tutto pur di far precipitare la situazione e di avvicinare l'appuntamento con le urne, quindi questo va riconosciuto. Renzi e sì, Di Maio guarda, paradossalmente voleva ancora di più, guarda, l'hanno salvato da se stesso praticamente. Lui che è Renzi, come l'abbiamo imparato a conoscere nel bene nel male, a seconda dei punti di vista, lui ha presente che deve fare subito la battaglia e magari guarda anche, in questo è simile a Berlusconi, anche a Taormina, nel senso di dire voglio essere il prima possibile di nuovo in sella perché vinco io e voglio essere io a ricevere Trump, a ricevere la Merkel e Hollande se c'è ancora. No, resta il fatto che Renzi si è dimostrato in quest'ultima fase uno specialista nel ricomporre, seppur dovendosi piegare alla necessità di non dover andare al voto subito, una crisi, ma questa è stata data, come dire, a uno schiaffo elettorale non indifferente, una risposta appunto da Prima Repubblica, ma lo schiaffo elettorale non indifferente ricevuto al referendum non è da Prima Repubblica, è da Terza Repubblica, quindi la risposta che si è data al 60% di cittadini italiani, di elettori che domenica hanno votato no di fatto al governo Renzi, perché lì dentro ci troviamo esattamente quelli che avrebbero dovuto essere i beneficiati del Jobs Act, che hanno votato no, ci troviamo tutti quelli che hanno avuto il bonus da spendere al cinema e nei libri, che hanno votato no, ci i troviamo pensionati, dentro perfino tutti gli insegnanti. I pensionati sono l'unica categoria, sì, che hanno votato impiego, che hanno votato sì. L'insulto di questa cosa... Da casa uno dice, no, ma io sono in una di queste categorie e non ho votato così. Però... L'insulto di questa faccenda è che ha una crisi politica e sociale che non è da Prima Repubblica, ma è del futuro, si è stata data una risposta da Prima Repubblica, cioè si è attaccato un pezzo di Renzi, un pezzo di Franceschini, un pezzo di Orlando, una sfumatura... Sì. Degli altri, e la risposta è questa: l'impatto che però avremo sono passati sei giorni fa assolutamente c'era ancora il risultato elettorale, ma a quel punto noi potremmo persino scoprire se ai sondaggi di lunedì sera di Masia nelle prossime settimane il direttore Mentana dirà che il Partito Democratico va salendo, allora la risposta sarà che a una crisi del XXI secolo si possono tranquillamente dare delle risposte da vecchio secolo e quindi avranno avuto ragione tutti. Ma questa cosa altrove è già successa. Aspetta che abbiamo notizie, scusa. Scusami Alessandra, so che la nostra Laura Perego, che è lì con te, l'ho vista prima che confabulavate, ha delle notizie di sostanza, sì. No?
Sì, ha delle notizie di sostanza perché ha la conferma da fonti del Quirinale, Laura Pergo conferma da fonti del Quirinale che in effetti per quanto riguarda la tempistica è previsto che al termine delle consultazioni, quindi anche quando avrà terminato il colloquio con la delegazione del Partito Democratico, che è l'ultima di oggi, Sergio Mattarella si farà vedere e dirà la sua e parlerà. Se sarà soltanto per un saluto, ma sembra di no, dovrebbe dare già insomma le coordinate della soluzione. Domani potrebbe già chiamare, indicare, prima con un comunicato, convocare al Quirinale la persona a cui vuole conferire l'incarico e quindi i tempi si fanno ravvicinati, sicuramente anche sull'onda di un evento esterno, come lo definivi ieri nel telegiornale, ma così importante come è stato il caso e com'è, purtroppo non è chiuso, il caso MPS e quindi l'urgenza di fare che un governo in sella faccia il decreto per un eventuale, chissà quale forma, intervento pubblico. L'altra cosa che mi diceva Laura Perego e che mi sembra interessante è che il Quirinale comunque, diciamo, si aspetta, ecco, la voce che gira qui, naturalmente si tratta di voci informali, non voglio tirare in campo in ballo i canali, come dire, ufficiali dei portavoce, ma comunque sono fonti del Quirinale interpellate a Laura Perego, potrebbero comunque essere fatti tre nomi, quindi non soltanto quello di Gentiloni, ma ancora quello di Matteo Renzi, eventuale anche quello di Padoan. Se si tratterà di una forma, diciamo, di cortesia auspicata dal Quirinale, se invece questo significa che la partita non è chiusissima come stiamo dicendo, questo sarà da vedere, però insomma quello che filtra dal palazzo e che Laura ci riportava e che quindi attraverso di me in questo caso è questo discorso, le fonti sono naturalmente autorevoli. Grazie, grazie Alessandra. Allora, ricordava la Sardoni giustamente che c'è quella stalattite, no, del caso Montepaschi, che tra l'altro è anche cangiante a seconda delle ore, non si riesce a capire se è arrivata o no, se è partita, se non è ancora partita, questa indicazione della Banca Centrale Europea sul no alla proroga sulla ricapitalizzazione della banca senese, che in teoria dovrebbe, se non ci fosse la proroga, entro il 31 dicembre trovare le risorse per una ricapitalizzazione da 5 miliardi, che non sono ovviamente bruscolini, neanche con le quattordicesime dei banchieri. Allora, la questione qual è a questo punto? Che o la banca riesce, come ha fatto capire coi segnali dopo il consiglio di amministrazione di ieri che si è svolto a Milano, riesce a trovare denari freschi attraverso diverse possibilità, ricorrendo ai suoi investitori, ricorrendo anche a quel famoso fondo sovrano del Qatar che gira attorno alla vicenda, o se no bisogna intervenire come Stato e come governo, e per questo ci sarebbe già un decreto pronto, e tutto questo ovviamente riavvicina alla stanza del massimo potere esecutivo Padoan, che sarebbe comunque l'estensore, è già l'estensore di questo decreto che serve a mettere in sicurezza la terza banca italiana e a ricasco anche tutte le altre, perché il rischio ovviamente è quello di una crisi di sistema. Ma di questo parliamo subito dopo la pubblicità. È chiaro, è inutile che vi facciamo vedere nella finestrella i due corazzieri con la porta chiusa. Fidatevi di noi, come avete visto, ove mai uscisse la delegazione 5 Stelle interromperemo anche questa volta la pubblicità. Dovrebbero fare la pubblicità dello spezzatino, infatti, in questi casi. Vediamo. Andiamo subito a rassicurare quella parte dei telespettatori che era in angoscia su questo. Vediamo l'immagine dei due corazzieri con la... non è ovviamente questa, qui c'è... eccola qui, l'immagine dei corazzieri con la porta ermeticamente chiusa, e perché non è successo niente, ci sono ancora dentro, da, per la verità, circa mezz'ora, i due capigruppo alla Camera del Senato e al Senato del Movimento 5 Stelle, e forse questo è l'incontro di cui abbiamo meno lumi preventivi. Non sappiamo, non abbiamo la bussola di cosa chiedono i 5 Stelle, neanche di cosa chiede Mattarella, che incontra per la prima volta in un confronto ufficiale il Movimento di Grillo. E
Da Milano, come mai non c'è Grillo, secondo te? E non c'è, insomma, la delegazione, a differenza di tutte le altre, ricordiamo la prima volta di Grillo con Napolitano. Nel 2013, anche se poi, devo dire, ero lì all'uscita, parlarono i due neocapigruppo, Roberta Lombardi e Vito Crimi. E c'era una, era un debutto con tutta la carica di novità, ma anche di ingenuità di ogni debutto. Io credo che Grillo non sia andato perché intanto c'è una situazione di passaggio dopo tutto quello che è successo a Roma e così via, il direttorio che aveva gestito per un lungo periodo la guida del Movimento 5 Stelle a un certo punto è stato sciolto. C'è una leadership di fatto, che è quella di Luigi Di Maio, però anche abbastanza contestata o comunque non riconosciuta da una parte del Movimento. Grillo un capo indiscusso, ma ha fatto la stessa scelta che hanno fatto altre forze politiche, cioè il Movimento a questo punto ricomincia il suo stare nella società e alle consultazioni manda gli esponenti istituzionali, cioè i due capigruppo. Non credo sia uno sgarbo a Mattarella, ecco, se ci fosse stato un napolitano sarebbe stato ascrivibile alla categoria sgarbo. Io credo che qui ci sia proprio la... separare i destini. Il Movimento adesso farà una lunga campagna elettorale della società e chi è ancora nelle Camere in questo Parlamento farà il suo lavoro istituzionale. Alessandra, tu invece hai qualche ulteriore elemento da darci proprio su quello che è il possibile fine di questa giornata, la conclusione annunciata, cioè la candidatura che viene ufficializzata con l'incarico di Paolo Gentiloni. Attenzione che non ho... Pasticcio, ecco, come vogliamo... Scusa, c'era anche un pasticcio tecnico. Adesso ho risolto, puoi parlare, scusami. Tecnico, sì, aspetta che però... ok, allora c'è un piccolo pasticcio, cortocircuito, se vogliamo chiamarlo, forse potremmo chiamarlo così, che è questo, e arriva la notizia da una fonte molto autorevole del Partito Democratico, una fonte di governo. Allora, che in realtà noi ci siamo lasciati, l'abbiamo mandata in diretta, sull'esito della direzione dell'altro giorno, che formalizzava una posizione per la quale Renzi sarebbe, insomma, la delegazione, non Renzi, la delegazione del PD, doveva proporre un governo con tutti oppure elezioni subito. Questo era, diciamo, il mandato della direzione. Questo tipo di impostazione cozza, fa cortocircuito con il nome di Gentiloni, che è evidentemente il frutto di un altro schema, cioè di un accordo dentro il perimetro della maggioranza e non di un'intesa allargata. Ora, non sarebbe nulla, potrebbe sembrare una questione soltanto, diciamo, di formale o di lana caprina oppure di forme di questioni istituzionali. In realtà invece è una questione di sostanza, perché Mattarella, questo si è saputo dall'inizio, teneva molto al fatto che il Partito Democratico arrivasse qui con una posizione condivisa e condivisa dalla direzione. Ora è vero che la direzione è formalmente convocata in modo permanente, però poi in realtà non è così, cioè ci vorrebbe comunque un passaggio che non c'è stato. Allora, per tradurre tutto questo che sembra un pasticcio anche da come ve lo sto raccontando io, in questo momento il Partito Democratico ha anche il problema di dire come lo tiriamo fuori il nome di Paolo Gentiloni, perché evidentemente non basta che siano presi i titoli dei giornali o dei telegiornali o delle agenzie. Grazie per questo ulteriore insight. E abbiamo visto, mentre parlavi, l'uscita dal Nazareno, abbiamo immortalato un momento epocale, cioè l'uscita di Rosato dalla sede del Partito Democratico, dove invece c'è, eccolo lì, il nostro Paolo Celata. Rosato questa volta non ti ha detto niente. No, non hanno rilasciato dichiarazioni, le rilasceranno, come è sicuro, tra poco al termine delle consultazioni. A proposito di quello che diceva Alessandra, a proposito del Partito Democratico e di quello che sta succedendo all'interno, c'è una dichiarazione di Miguel Gotor, bersaniano, importante perché senatore, rappresentante della minoranza, e sappiamo quanto i numeri sono importanti nel Senato, consentiteci, sopravvissuto. Dice Gotor:
Sarebbe importante che il nuovo governo non si limitasse a valorizzare quanto di buono è stato fatto sin qui, ma desse anche dei segnali di discontinuità in ambiti in cui siamo stati insufficienti o abbiamo sbagliato intervento, come la scuola, l'università. Il modo di affrontare le vecchie e nuove diseguaglianze, in particolare i giovani e la precarietà, il Jobs Act, insomma una posizione che sembra particolarmente critica nei confronti di un esecutivo a guida Gentiloni e quindi in continuità con le politiche di Renzi e quindi con la minoranza pronta a dare battaglia e a mettere in difficoltà un esecutivo di questo tipo. Beh, in Parlamento. Più che battaglia, quindi, busta per avere, insomma, che so, che ci sia Damiano al lavoro al posto di Poletti e alla scuola. Beh, Damiano è maggioranza però, attenzione. Sì, però sarebbe più accetto a loro. Quando ormai secoli fa si parlava di un governo Bersani, si diceva che Miguel Gotor potesse fare il ministro dell'istruzione. Tu dici, tu dici che Gotor parla... No, non voglio dire questo. Beh, Gotor comunque, come sapete, è uno studioso di fama. È un professore universitario. È un professore universitario, si è applicato molto alla ricostruzione delle vicende attorno al rapimento Moro, agli scritti anche dello statista democristiano rapito e ucciso dalle Brigate Rosse. Insomma, non è un incolto sicuramente. Anzi, ci si domandò come mai accettò per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 2013 di avere un ruolo di consigliere, un po' anche speechwriter, sì, di Bersani, no? E si capì che l'aveva morso il demone della politica, che ancora non lo ha abbandonato con le sue spire. Allora, devono uscire tutti gli altri o Rosato era l'ultimo a uscire dagli spogliatoi del Nazareno per andare sul campo del Quirinale? Stavamo cercando di capire proprio questo, se gli altri componenti della delegazione in realtà sono usciti dalle altre porte, insomma quelle laterali, e si sono già avviati, però questo non lo sappiamo. Mentre invece, a proposito della linea, c'è l'altro fronte, diciamo quello dei renziani, che conferma quello che state dicendo, quello che racconta dal Quirinale Alessandra Sardoni, e cioè la via sull'appoggio a Gentiloni, la soluzione Gentiloni con tutti gli step che avete raccontato, e cioè elezioni prima dell'estate. Questo è quello che esce anche qui dal Partito Democratico, diciamo fonti della maggioranza. Sì, abbiamo visto proprio il tweet di Mario Lavia, che ieri sera tardi è stato il primo a far sapere che era stato raggiunto quell'accordo all'interno del PD per arrivare alla Assemblea Nazionale domenica prossima, il 18, e aprire quello che è il congresso interno sostanzialmente, e la scelta entro marzo del candidato Premier, che sarà con ogni probabilità Renzi. Però proprio torniamo a quel tweet di Lavia, che ci ricorda che in realtà probabilmente nelle primarie del PD ci sarà Renzi contrapposto alla figura scelta dalla minoranza, cioè Roberto Speranza, l'ex capo dei deputati, il ruolo che adesso ha Rosato proprio in sua sostituzione. Per il resto, sintesi, verso un governo Gentiloni con la stessa maggioranza, PD, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, il perimetro del sostegno del governo Renzi. Legge elettorale con B, e qui chi sia B proprio non c'è dubbio, no? Berlusconi, elezioni a giugno, primarie del PD a marzo, probabilmente Renzi nei confronti di Speranza. Ora, Tommaso Labate, io non rivelo un segreto militare se dico, una volta si faceva il militare, adesso si fa l'università, che sei stato compagno di, sì, va bene, di stanza all'università di Roberto Speranza, no? Qui riveliamo un clamoroso, inedito retroscena. Ecco, escono i 5 Stelle, andiamo subito. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo portato all'attenzione del Presidente Mattarella tre questioni fondamentali. Renzi, tutto il suo governo e l'intero Partito Democratico hanno fallito. Questa non è una nostra asserzione, ma un'affermazione certificata
da 19.419.730 cittadini che hanno votato no al referendum di domenica scorsa. Qualunque nuovo governo, ancora una volta calato dall'alto, non avrebbe la legittimazione popolare per governare. E in continuità con quello precedente imporrebbe al Paese le solite ricette economiche a base di lacrime e sangue a danno di tutti i cittadini. È intollerabile che gli italiani debbano subire ancora una volta impotenti decisioni economiche che non hanno scelto e che non sono state legittimate dal loro voto. Oggi in Italia ci troviamo con due leggi elettorali diverse per Camera e Senato. Una paralisi istituzionale dolosa, generata dalla irresponsabilità di questa classe politica, guidata da Renzi e dal Partito Democratico. Una situazione questa che il Movimento 5 Stelle denunciò già il 26 febbraio 2015, quando i nostri garanti Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio incontrarono proprio il presidente Mattarella. Per questo abbiamo chiesto a Mattarella di garantire il percorso istituzionale più rapido per andare al voto, con la legge elettorale che sarà certificata dalla Corte Costituzionale nelle prossime settimane. È impensabile che, di fronte alla sfiducia espressa dai cittadini italiani nei confronti di questa classe politica il 4 dicembre scorso e di fronte alla grave situazione economica in cui ci troviamo, questa stessa classe politica possa ancora sprecare tempo e denaro pubblico per ridiscutere una nuova legge elettorale, la quale, visti i precedenti, rischia una nuova pronuncia di incostituzionalità a Parlamento vigente. Abbiamo ribadito al presidente Mattarella la nostra assoluta contrarietà al conferimento di un incarico di governo. In attesa che la Consulta si esprima sulla legge elettorale, il governo dimissionario deve limitarsi ad essere mero strumento regolamentare al servizio del Parlamento e soprattutto della Corte Costituzionale. Qualora altra soluzione sarà un tradimento della volontà popolare. Non si può abusare oltre ogni misura della pazienza dei cittadini. La loro volontà va rispettata e non va violata. Grazie, buonasera e buon lavoro. Possiamo fare una domanda? Oh, e come avete visto, neanche i due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono prestati a domande di delucidazione, e mi pare però che i 5 Stelle chiedano tempi rapidi, che non ci sia un nuovo governo ma si tenga in piedi per l'ordinaria amministrazione l'attuale governo, il che garantirebbe ovviamente l'iter più spedito possibile, ma anche Renzi a bagnomaria, che è quello che legittimamente chiedono gli avversari di Renzi, ma è l'ultima cosa che l'interessato vorrebbe fare, anche perché tutti sanno che ha già predisposto un altro scenario. Che diciamo, Dalinano? Beh, mi sembra una dichiarazione, prima dicevamo una posizione comoda, quella dell'opposizione, senz'altro, però poi ci sono dei dati di fatto, è una posizione lineare laddove le altre appaiono tortuose, cioè mentre appunto prima diceva Alessandra Sardoni il PD ha preso una posizione nella direzione, spunta un'altra soluzione da non si sa dove, e il Movimento 5 Stelle prendendo su di sé il ruolo di opposizione numero uno a questo quadro che si sta venendo a formare, ha legittimamente una linearità, usa parole come tradimento, governo calato dall'alto, mancanza di legittimità, tutte cose che un pezzo di elettorato apprezza. Oh, però quello che abbiamo notato e la cosa che balza di più all'occhio è che i 5 Stelle sono i primi tra le forze che abbiamo sentito oggi,
quindi gli unici, a differenza di Forza Italia, a ricordare l'esito del referendum. Come dire, non dimentichiamoci che non c'è una crisi di fine legislatura o cose di questo genere. Sì, ma questo il punto è esattamente questo. Tanti vincitori dell'accozzaglia referendaria, per come era stata definita da Renzi, nessuno, eccezione fatta per Silvio Berlusconi, ha sfilato o è stato protagonista visivo delle consultazioni. Non lo sono stati quelli della minoranza PD, quindi non abbiamo visto D'Alema, Speranza e Bersani. Non lo sono stati i frontman del Movimento 5 Stelle, al Quirinale non sono visti né Di Battista, né Di Maio e né Grillo. E non lo è stato, attenzione, Matteo Salvini. Quindi tutti i veri vincitori della partita di domenica scorsa, che su questa avevano ragione Renzi, erano tanti e variegati, nessuno di loro è stato protagonista, ma anche dal punto di vista scenografico, della risoluzione in chiave politicista, partitica, partitocratica, avrebbe detto Marco Pannella, in ogni caso old style, di questa crisi di governo. E questo secondo me è un punto abbastanza importante, che contribuisce a rispondere alla domanda che avevi fatto prima. Perché soltanto Berlusconi il leader che si è fatto vedere lì? Perché Berlusconi è l'unico che ha l'intenzione di mostrarsi non troppo distante, e ovviamente le parole che ha detto sul tavolo della legge elettorale vanno in questa direzione, da questa nuova fase. Tutti gli altri hanno intenzione a rivendicare, ad indossare la maglietta del 4 dicembre notte, quella dell'accozzaglia, quella di Zagrebelsky, di quelli che abbiamo visto prima, proprio perché percepiscono che la risposta alla crisi del paese è una risposta che dal punto di vista loro, non, e lo spenderanno in campo palazzo elettorale, è una risposta sociale e non può essere politica. Il fatto di non essersi fatti vedere nelle consultazioni, nei telegiornali, dietro questa porta che si apre e si chiude del Quirinale, marca una distanza maggiore dal, fra virgolette, teatrino della politica, che sarà l'affiche principale che spenderanno in campagna elettorale, come a dire un gigantesco in coro not in my name, né Grillo, né Di Battista, né Di Maio, né Salvini, né nessuno. Anche se nessuno mette in discussione il ruolo di Mattarella, anzi in questa dichiarazione è interessante dire che prima ci chiedevamo perché non c'era Grillo, però loro hanno detto Grillo e Casaleggio ancora vivo, ma come non sono venuti da Mattarella, glielo dissero già nel 2015, quindi ha un modo di dire, noi l'abbiamo detto già da prima, come si dice, ma anche Mattarella per noi è un interlocutore. Ma questo non, mentre nelle crisi gestite da Napolitano, a Napolitano veniva affidata la regia del gli si addebitava non solo la registrazione, ma gli si attribuiva la regia. Ma questa è una cosa inedita rispetto alle precedenti consultazioni, alle ultime che sono state fatte quando ci fu di fatto il cambio della guardia tra Letta e Renzi. Napolitano è stato percepito anche da Silvio Berlusconi, su questo Berlusconi, sì, il 5 Stelle e la Lega hanno davvero pensiero comune, come il protagonista, sì, assoluto, ancor più di Matteo Renzi, della gestione del traffico che c'era nel palazzo tra le differenti maggioranze che non erano riuscite a diventare maggioranze consistenti dopo il voto. Adesso a Mattarella, paradossalmente, il grande vecchio, ha torto o ha ragione? Non ho capito cosa hai detto. No, ha torto o ha ragione? Sì, probabilmente ha ragione, perché più ha ragione che ha torto, diciamo. Possiamo dirlo, no? Sì, possiamo dirlo, ma basti una sola cosa, senza andare a fare retroscenismi vari. Nella scelta di indicare Mario Monti a Presidente della Repubblica, Napolitano il giorno prima lo nominò senatore a vita, senza che emergessero con grande... Presidente del Consiglio. Ma del Consiglio, senza che emergessero con nettezza quelle qualità che si prescrivono ai senatori a vita, che in passato erano avuto Toscanini. Tutti erano contenti perché non tutti capivano di che si trattava. Esattamente. Perfino nel nostro racconto, io ricordo che eravamo con Tommaso a raccontare l'incarico Bersani, quello che non abbiamo poi
poi mai capito A, se c'è stato veramente l'incarico, se è finito. B, quando è finito, probabilmente ancora incaricato, non lo sappiamo, oppure fino magari dissolvente. Solo con il nome di Bersani proprio, però anche il racconto era il collegamento con il Quirinale fine, questo pomeriggio stiamo vedendo Largo del Nazareno, Palazzo Chigi, stiamo vedendo altri palazzi, altri luoghi dove si fanno altre consultazioni e si lavora ad altri scenari, il che non vuol dire che Mattarella non conta, Mattarella conta tantissimo, ma si è ritagliato un altro ruolo, quello del garante di una situazione, e quindi da questo punto di vista tutte le forze politiche è interessante che questo ruolo glielo riconoscano, perché è la premessa poi per passare all'incasso. Poi aggiungiamo un'altra cosa con una Marco, volta che hai riconosciuto una cosa, poi che tra un ti po' precostituisci la possibilità di chiedere dobbiamo dire che la garanzia sia esercitata. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che Berlusconi aveva bisogno di questo bagno di istituzionalità, perché è colui che in questa foto di gruppo ha più necessità di avere... di esserci. Ecco, perché mentre Renzi, che non c'è, però è in questo momento ancora Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti, mentre Grillo è comunque una figura esterna alla politica per sua scelta definizione, mentre Salvini è europarlamentare, sto parlando delle altre tre figure apicali che non sono in Parlamento. Non sono Berlusconi non è in Parlamento, non per sua scelta. E, come si sa, è stato, anzi, c'è stato un forte lavorio diplomatico direttamente di Gianni Letta per portarlo poche settimane fa al Quirinale in un inatteso incontro con Mattarella, di cui si vede la coda oggi anche, no? Con quel passaggio finale. Un mese fa. Con quel passaggio finale più che rispettoso, quasi a chiudere l'incidente, chiamiamolo così, del mancato voto di Berlusconi e di Forza Italia per Mattarella nel 2015. E possiamo immaginare le parole chiare di Berlusconi: non ce l'avevamo con te, l'avevamo con lui che ti ha imposto infrangendo il patto. Mentre viceversa Berlusconi, che aveva votato Napolitano la rielezione nell'aprile del 2013, già ad agosto fu deluso quando Napolitano a Ferragosto, il 14 agosto, fece un comunicato dove disse: adesso sei stato condannato e la pena la devi scontare. Ma se ci fate caso, basta chiunque vada a intervistare Berlusconi, che si tratti anche della gestione del Milan, lui trova il modo di dire: a proposito, devo dire una cosa, noi abbiamo massimo rispetto nei confronti di Mattarella. E aggiungo che questo rispetto che è interista anche... però Mattarella, non Berlusconi. Sì. Anche alcuni dicono che lo fosse anche Berlusconi nascosto in passato, però tolto questo, è significativo come però questa riconoscenza, questa riconoscibilità di arbitro Mattarella comunque nell'ultima settimana se l'è guadagnata sul campo, sì. Mentre Napolitano si muoveva, diciamo, come un monolite con tutti i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, dal Monti al Renzi, passando a Letta. Qui Mattarella, nel corso dell'ultima settimana, ha mandato a mezzo stampa a Matteo Renzi un messaggio molto chiaro: è inconcepibile quello che vuoi fare tu. Il cartellino giallo che era pronto. Quindi a il cartellino giallo rosso. C'è stato. Sì, l'ha c'è stato. A proposito, in queste ore, Alessandra, è girata la voce che ci fosse un po' di irritazione, di frizione ancora col Quirinale per quello che possiamo definire soltanto il giro di consultazioni interno nella maggioranza e nello stesso PD, che si è svolto nelle ultime 24 ore a Palazzo Chigi, da quando Renzi è tornato da Pontassieve dal torneo di PlayStation con i figli. No? È così? E c'è qualche segnale a riguardo? Allora, in realtà, appunto, da fonti del Quirinale, in modo informale, però insomma ci tengono a smentire questo discorso dell'irritazione, che fa parte di diverse ricostruzioni di retroscena di oggi sui giornali. Dicono: non è vero, Mattarella non si è irritato, nel senso che non le ha prese come consultazioni parallele o come la volontà di Renzi di fare uno sgarbo, ma diciamo un percorso legittimo di un leader
leader politico e oltre che capo del governo che insomma cercava una soluzione, una posizione comune che in effetti in qualche modo era anche auspicata. Quindi questa girandola di incontri che sono sembrati agli osservatori, uso ancora questa parola, un po' irrituali, più che altro perché sono stati esibiti. Io credo che questo poi abbia creato anche la confusione. Di solito restano un po' più riservati o filtrano in modo un po' più riservato, invece forse c'è stata una trasparenza da questo punto di vista che poteva sembrare eccessiva, però appunto è significativo che proprio nel momento in cui cominciava l'incontro con la delegazione del Partito Democratico, che nel frattempo è arrivata ed è arrivata in anticipo di una mezz'ora, anche perché i 5 Stelle sono rimasti a parlare con Mattarella soltanto mezz'ora, non hanno occupato tutta l'ora a loro disposizione, mentre la delegazione appunto entrava nella sala della vetrata, nello studio di Mattarella, qui veniva sottolineato a questo elemento, nessuna irritazione da parte di Mattarella, come dire, il colloquio inizia in modo disteso. Volevo soltanto ricordare, lo abbiamo probabilmente detto, ma insomma magari lo ripetiamo soltanto per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che la delegazione è composta dai due capigruppo Rosato e Zanda, che c'è il presidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico Matteo Orfini e che c'è anche il vice segretario Guerini. Questa è la composizione, Renzi si sapeva. Escludendo che facciano come 5 Stelle che parlano metà per uno, non sappiamo, no, dovrebbe anche essere perché Guerini, diviso no. 4 sarebbe un po' a buffo, sì, dovrebbe essere vice segretario, il 4 di Matteo Renzi, vedremo, come Nora Orlandi. Allora, grazie Alessandra Sardoni. E da Milano, l'Abate, c'è l'altro aspetto. Appunto, lo dicevo, ieri sera, poi sono usciti 5 Stelle e siamo andati giustamente, doverosamente dietro l'attualità. Ieri sera, comunicazione che il 18, Assemblea Nazionale del Partito Democratico, parte l'iter e dentro marzo, verosimilmente l'inizio di marzo, l'esito di quella primarie che porteranno verosimilmente Matteo Renzi a essere il candidato Premier, non più del centro-sinistra, tra l'altro. La novità che c'è è che nel frattempo si è ristretto al solo PD il centro-sinistra, no? Questo è il dato di fatto che sembra emergere. Comunque sia una proposizione a tappe forzate dell'iter della democrazia interna, tutto mirato su elezioni il prima possibile. Beh, intanto vengono convocate primarie, ma viene convocato un congresso. Infatti. Viene convocato un congresso. No, questo è importante perché non è una primaria per decidere chi fa il Premier, come fu Bersani contro Renzi, e poi erano primarie di tutto il centrosinistra, partecipò anche Vendola, Laura Puppato e Bruno Tabacci, appoggiato dai famosi marxisti per Tabacci. In realtà è un congresso invece come quello che lesse Matteo Renzi segretario contro Gianni Cuperlo e Pippo Civati. Nello statuto del Partito Democratico si prevede che il candidato Premier sia il segretario. Solo Bersani fece una deroga a questa regola, accettando e ammettendo l'ipotesi che si potessero candidare altri esponenti del Partito Democratico contro di lui. Però a norma di statuto i due ruoli coincidono, quindi chi vince il congresso diventa il candidato Premier, ma in un gioco completamente diverso, perché se nel frattempo dovesse passare una legge elettorale proporzionale o una legge elettorale che comunque non ha più la coalizione formata nelle urne ma formata dopo in Parlamento, ogni leader avrà come candidato Premier, ogni partito avrà come candidato Premier il suo leader, quindi ne avremo 12 di candidati Premier, 20. Certo, Renzi sarà quello del Partito Democratico, quindi di un partito che aspira poi a dare le carte nella legislatura successiva, ma questa è un'incognita interessante, perché Renzi non ha mai fatto delle primarie, non ha mai fatto una competizione con un gioco in cui poi deve fare delle alleanze con altri. Nella direzione di mercoledì, ha fatto un passaggio fugacissimo quando ha detto all'inizio: attenzione, il referendum ha cambiato i rapporti tra governo, ha mantenuto i rapporti tra governo e Parlamento, tra Stato e Regioni dell'attuale Costituzione, e ha detto: ci dovremmo chiedere cosa significa essere partito a vocazione maggioritaria in questa situazione. E ha citato Pisapia.
Traduzione. Il partito a vocazione maggioritaria, quello di Veltroni e quello che sognava anche Renzi con l'Italicum, quello che va da solo, con un sistema elettorale in cui la sera delle elezioni il suo leader o ha vinto o ha perso ed è o il sindaco d'Italia o è il capo dell'opposizione del Parlamento Consiglio Comunale d'Italia, non esiste più. Non esiste più. Quindi esiste una situazione in cui un leader poi deve fare delle alleanze. Questo cambia anche il gioco della competizione interna, perché la competizione interna lui troverà probabilmente uno sfidante, Roberto Speranza, forse Michele Emiliano, forse si aggiungerà qualcun altro. Rossi, ma anche il Enrico Rossi si è candidato da tempo immemorabile, ma è una competizione in cui la posta in gioco non è più soltanto vincere, ma segnare i pesi, perché anche nel Partito Democratico ritorna alla proporzionale, quindi si segnano i pesi, tot se un candidato ha preso un certo numero di voti chiederà un certo numero di candidature e così via. Ritorniamo a quella politica lì. È interessante come la interpreterà Renzi, che era esattamente l'esponente più compiuto, più brillante anche, della politica che tendeva all'altro quadro, quello del sindaco d'Italia. E Tommaso, quello che possiamo dire, un altro aspetto che possiamo sicuramente mettere in luce, è che praticamente, come spesso accade, quando uno teme che qualcosa possa succedere, dà per scontato che possa succedere. Cioè tutti si stanno muovendo come se fosse sicuro che la Corte Costituzionale farà a pezzi l'Italicum, no? Sì, allora, assolutamente sì. Assolutamente sì, questo è proprio un dato, tant'è che nelle forze politiche ci sono già quasi le scommesse su come sarà il cubo di Rubik che la Consulta restituirà al Parlamento, su quanto sarà difficile rimettere le sei facce assegnando a ciascuno un colore e non fare come quando lo trombiamo scombinato il cubo di Rubik. La questione del Congresso si inserisce esattamente in questo schema, proprio perché l'accelerazione di Renzi sul Congresso è stata la risposta con cui Renzi ha riguadagnato la maggioranza, fra virgolette, nella direzione rispetto a chi stava provando e ci stava praticamente riuscendo a ridimensionarlo il partito. Sì. Cioè, vistosi praticamente a un solco, a un passo dalla minoranza del Partito Democratico con la maggioranza di quelli che stavano fuori pronti a condizionare la nascita del nuovo governo con un nome su tutti che era quello di Padoan, diciamocelo chiaramente, Renzi ha risposto in maniera molto netta: va bene, fate così, perfetto, allora io ho ancora gli strumenti necessari. Ecco, vediamo, mentre tu parli, esatto, vediamo che Grillo ha già messo in pratica quello che era la linea che è emersa tra il tweet di Di Maio e le dichiarazioni dei due esponenti del Movimento 5 Stelle ricevuti da Mattarella. La volontà dei cittadini va rispettata, voto subito, poi adesso questo è il tweet, poi andremo a vedere perché fa riferimento, come vedete c'è un link al blog delle stelle, che è il blog del Movimento, in cui si svilupperà la tesi che peraltro è icasticamente molto chiara per quello che vediamo. Sotto, quando si dice un governo calato dall'alto, ma sotto si vedono tre facce, una quella di Mario Monti, una quella di Enrico Letta e la terza è quella di Renzi, che sarà contentissimo di essere in questa compagnia. In questa compagnia. Un governo calato dall'alto non è legittimato dal popolo, cioè il messaggio non certo subliminale è per ora in questa legislatura vi hanno governato soltanto, e anche prima, alla fine della precedente, persone che non erano state. L'ultimo, paradossalmente, quello che Grillo non può scrivere, l'ultimo eletto era Berlusconi, sì. No? Però un governo calato dall'alto non è legittimato dal popolo. Voto subito, questo è il claim del pre-campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. E continuerà a essere così, ma chiudo un attimo sul congresso del Partito Democratico, perché l'abbiamo scambiato come un'accelerazione importante, ma è stata decisiva. Quindi il fatto che comunque Renzi abbia detto agli altri, detto, voi vi regolate in questo modo, perfetto, io convoco un congresso in cui sicuro sarò eletto segretario e avrò il problema di fare le liste. Quindi i pezzi della maggioranza che stavano provando a ricomporre un puzzle diverso da una continuazione del governo Renzi con altri nomi ed altre forme, soprattutto nella fattispecie quella di Gentiloni, loro non avendo chi contrappone... Ha twittato anche Gentiloni, ma
Arrivo. No, aspetta, questo è ancora Grillo. Adesso, appena possibile, andiamo anche su Gentiloni. Stavamo andando in realtà al link. Però Gentiloni, molto più pacatamente, com'è nello stile di Paolo Gentiloni, ha semplicemente twittato: oggi la Farnesina per la tradizionale accensione dell'albero di Natale donato dal comando dei carabinieri, no, del Ministero degli Affari Esteri. Come a dire, io sto continuando business as usual, a fare il mio lavoro di Ministro degli Esteri. Vogliamo dire che... Beh, non proprio il lavoro del Ministro degli Esteri, mica accendono gli alberi. Beh, però la Farnesina sì. Sì, certo. Dici che l'ha acceso lui direttamente? Beh, diciamo, sembra dalla foto, perché è legata a una foto, c'è un filo collegato. C'è la foto, sì. Col filo, dici tu. Sì, sembra quasi che la foto... Ha un filo diretto, ma con chi? Con l'albero di Natale. Allora, adesso no, è chiara una cosa, che primo, che Gentiloni, visti questi due passaggi, e a maggior ragione col terzo, è sicuramente... al 99%, cerchiamo di lasciare quell'1% di imprevisto, però ha il 99% di probabilità, invece, per stare alle due opzioni del Monopoli, no? Imprevisti 1%, probabilità 99% di essere la figura indicata per guidare l'ultimo governo della legislatura, durata poi da vedere, con ogni probabilità pochi mesi. Paolo Gentiloni è sicuramente una figura ben conosciuta, è già stato ministro delle comunicazioni nel governo Prodi dal 2006 al 2008, è una figura ben conosciuta, è stato l'uomo più vicino a Rutelli insieme a colui che è stato il candidato a sindaco di Roma, Roberto Giachetti, in quest'ultima tornata, e Paolo Gentiloni è sempre stato nelle file della Margherita, diciamo, ed è sostanzialmente una colui che nel governo ha più o meno lo stesso profilo politico di Matteo Renzi e ancor di più di Filippo Sensi, che aggiungiamo che sarà il primo, se ce la fa, il primo presidente del Consiglio con un doppio cognome dal 45 a oggi, Gentiloni Silveri. E aggiungo un'altra cosa, è nipote del patto Gentiloni. Un altro piccolo dettaglio. In molti hanno, diciamo, accusato Matteo Renzi di aver detto, intervista al Corriere della Sera, uscita il sabato prima del voto, di essersi lanciato in un'infausta previsione che poi, almeno nell'immediato, non si è realizzata. Cioè Renzi ha detto: attenzione, se vince il no ci sarà un salto nel buio, ventilando quella tempesta dei mercati che poi effettivamente non si è realizzata, se non nel suo contrario, cioè che le borse sono andate bene, MPS a parte. In quelle stesse ore, mentre Matteo Renzi poneva l'accento sui rischi di sistema che potevano derivare il lunedì mattina alla vittoria del no, Paolo Gentiloni rilasciava un'intervista alla CNN per sostenere praticamente l'esatto contrario di Renzi, per dire: attenzione, noi speriamo che vince il sì, ma se vince il no, questo paese non piomberà nel buio. Ed è un messaggio che nelle cancellerie internazionali, arrivando ovviamente dal ministro degli esteri e non da un passante, è stato tenuto moltissimo in considerazione. Ma il venerdì scorso, a 48 ore dal voto, Gentiloni e Renzi lanciavano messaggi distonici rispetto alle effetti collaterali della caduta del no. Effettivamente quello che ci ha azzeccato è stato Gentiloni, che ha rassicurato le cancellerie europee e non solo sul fatto che l'Italia avrebbe retto all'urto. Poteva del no. Fare diversamente? No, no, assolutamente no. Però poteva non fare nulla. Diciamo, non fare nulla. È vero che il profilo politico di Paolo Gentiloni e di Matteo Renzi coincide, ma la tipologia del personaggio invece non potrebbe essere più diversa. Per carattere, cioè l'irruenza, abbiamo detto l'arroganza, abbiamo detto l'antipatia. Ecco, invece, non è un bullo Gentiloni, no, è un moderato, è un bullizzabile. Una persona equilibrata, una persona con cui direi è impossibile litigare, credo che non abbia mai litigato neanche in tanti anni di ospite televisivo. E Renzi è l'uomo di Firenze, di Rignano, di Firenze, che a Roma non ha mai voluto attecchire, ha vissuto brevemente in albergo e poi, da quando è diventato Presidente del Consiglio,
dentro Palazzo Chigi e in un'intervista al Messaggero, in un forum al Messaggero, quindi grande quotidiano della capitale, alla vigilia del voto referendario, ha una domanda su Roma, dice: ma io Roma la conosco poco perché vivo a Palazzo Chigi. Sbaglio, Paolo Gentiloni vive, sarebbe il primo dopo Andreotti, il primo romano? Come? Dopo Andreotti? Forse no, il primo... D'Alema. Dopo D'Alema. D'Alema dal 2000, quindi. Sì, ecco, però è un personaggio più vicino ad Andreotti. La famiglia, non soltanto perché appunto il conte Gentiloni firmò nel 1913 il patto con Giolitti, con cui si chiuse il non expedit, cioè l'impedimento per i cattolici di Attenzione, votare, ma vive in un palazzetto nel cuore della Roma, a pochi passi dal Quirinale. Scusa, Alessandra. Sì, stanno per uscire. Stanno per uscire e allora, con tutto il rispetto per il ricordo storico che era importante, perché il patto Gentiloni è stato un passaggio fondamentale, no? È stata la porta d'ingresso dei cattolici in politica, nello Stato unitario italiano, e quindi si raccoglie il frutto per via diretta dopo 103 anni con la candidatura di Paolo Gentiloni. Ma adesso, al di là di questa, che è una celia ma anche un ricordo storico diretto, perché poi i cognomi sono pesanti quando non sono omonimie, come è chiaro, sono storia. Adesso vediamo cosa succede, ricordando che la capacità evidentemente di Mattarella di non far dilungare in chiacchiere inutili le delegazioni ha fatto guadagnare addirittura un'ora netta alle tre principali forze consultate, rispettivamente Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, a meno che tu non ci abbia lanciato un falso allarme. No, io vi lancio il falso allarme, nel senso siamo tutti pronti, schierati qui, perché sembra che stiano per uscire. Naturalmente c'è sempre un po' di sfasatura da quando escono dallo studio del Presidente a quando poi appaiono, perché magari si mettono d'accordo sulle cose da dire, e anche ci scherzavamo sopra prima su chi le deve dire. Abbiamo visto i 5 Stelle che parlavano con una nota scritta con una parte per uno, e vediamo invece se qui dirà tutto il Vice Segretario, chi per lui, o se ci saranno delle aggiunte. E soprattutto sarebbe interessante se qualcuno di loro vorrà rispondere alle domande. Per adesso queste consultazioni nessuno ha risposto, no, con un'eccezione, Alfano. Alfano ha risposto a qualche domanda dei giornalisti, ma gli altri no, insomma, non c'è stata questo aspetto e questa disponibilità da parte di nessuno, anche a riprova della delicatezza della situazione. Sì. Niente, siamo qui pronti. Guardiamo anche quel portone che sembra assolutamente sigillato. Vedete, tanto è sigillato il portone che porta allo studio alla vetrata, tanto è spalancato il portone del Nazareno che stiamo per vedere. Eccolo qui, e vediamo anche Celata che fa la posta, come si dice, ai rappresentanti del PD che torneranno subito dopo la fine del colloquio, e le dichiarazioni di rito torneranno proprio lì. Tenete conto che tra Largo del Nazareno e il Quirinale ci saranno in linea d'aria 150 metri. Ora poi ovviamente le strade del centro romano nel sabato prenatalizio saranno, ma non penso che avranno grosse difficoltà. Salita o discesa finale. Insomma, diciamo che per andare al Nazareno dal Quirinale si può passare, nella discesa di Via della Lataria, da Largo Brazzà, dove c'era la sede del Ministero delle Comunicazioni, in cui è stato ministro Paolo Gentiloni. Anche la sede dell'Ulivo, dove ci fu un epico, stavo per dire una parolaccia, un epico confronto tra Prodi e D'Alema in una crisi di governo. Piazza Antiapostoli. No, c'era una sede... A largo di Brazzà. E allora... E Alessandra, e adesso noi, figuratevi se andiamo in pubblicità adesso, con tutto il rispetto per gli investitori pubblicitari che ci fanno il favore di aprire spazi all'interno delle nostre trasmissioni, adesso lo sguardo va direttamente sul Palazzo del Quirinale, dove appunto sta per arrivare il momento del PD. Tra l'altro anche Alessandro Di Battista,
ha seguito, chiamiamola la linea Di Maio, Grillo e Capigruppo, c'è anche un tweet di Di Battista sugli stessi temi, se non sbaglio. E quindi è chiara la linea del Movimento 5 Stelle. È intollerabile che ci sia la quarta faccina, oltre a quella di Monti, Letta e Renzi, è già pronta, ed è quella di Gentiloni. Pur di non far votare, pur di non far scegliere direttamente, ecco il quarto premier imposto dall'alto. Ma Tommaso, può funzionare? Beh, diciamo che dopo il voto di domenica si capisce che dopo c'è il voto di domenica impazienza e irritazione. Eccolo qui, basta governi calati dall'alto, basta avatar di Renzi, e questa è la nuova dicitura per Gentiloni, avatar di Renzi, basta figliocci di Napolitano. E non di Mattarella, attenzione. Sì, però figliocci di Napolitano Mattarella. È proprio ciò a cui facevo riferimento il prima. Il mistero e gli esteri. Esattamente. Gentiloni indicato da Napolitano, che peraltro è stato a lungo, è stato sempre nella commissione esteri. Del Senato, certo. E in commissioni esteri è sempre stato anche Gentiloni. Il popolo italiano non ne può più, voto è subito. E avremo verosimilmente per molti mesi, per molte settimane, questo stesso hashtag che vuole ricordare che, secondo il punto di vista del Movimento 5 Stelle, tutto questo serve per comprare tempo. Guardate che voto subito, detto all'indomani del referendum del 4 dicembre, ha un altro sapore rispetto a detto prima. Posso permettermi, prego, di dire che la regia potrebbe, mentre tutti noi parliamo volta a volta, tenere, scusate se mi permetto, una finestrella sulla porta chiusa, così i nostri telespettatori possono tenere in considerazione la situazione che stiamo aspettando, cioè l'uscita dell'ultima delegazione. Poi, se volete, per caso, non per me qui, questo va benissimo, quando parlano i nostri ospiti, ribaltare, diciamo, la cosa e mettere nella finestrella piccola la porta, che detto così sembra il contrario di un trattato di architettura di interni. Allora, scusate. No, dire voto, dire esprimere nel programma di intenti la voglia di chiamare immediatamente l'italiano alle urne all'indomani del referendum che ha avuto quella partecipazione inaspettata ai più, ha un altro senso che avevo detto prima, perché noi abbiamo ragionato fino alla settimana scorsa su un sistema politico che diciamo si fondasse sulla non partecipazione di un pezzo del paese deluso, arrabbiato, povero alle urne. Adesso è cambiata completamente lo scenario su cui discutiamo, perché il grande tema dell'affluenza, almeno per come l'abbiamo visto la settimana scorsa, e a meno di non voler considerare il 60% degli italiani come vogliosi di preservare il bicameralismo perfetto o il CNEL, c'è una partecipazione maggiore, per cui fare una campagna sull'invito alla gente a votare, che, ribadiamolo per correttezza, era anche, seppur per altri motivi, la prima opzione nella testa di Matteo Renzi, e questo va sottolineato e specificato, ha un altro sapore. Il tema però adesso sarà in che modo il nascituro governo Gentiloni, o chi per lui, ma ormai quasi sicuramente Gentiloni, potrà invertire la tendenza che ha portato un pezzo significativo di questo paese a esprimersi contro il governo Renzi la settimana scorsa. E su questo ci sono dei punti di domanda a cui effettivamente in questo momento non è possibile dare risposta. La mia idea è che in questo momento si somiglieranno le campagne del Movimento 5 Stelle, di Salvini, si somiglieranno sempre di più fino all'apparire quasi una cosa sola. Il tema sarà vedere come la figura di Paolo Gentiloni, che è molto apprezzata in campo internazionale, ma molto apprezzata anche in Italia, perché io non ricordo a memoria mia una dichiarazione del più feroce esponente politico anti-Margherita o anti-PD prendersela con Gentiloni. Forse Marco lo ricorda, no. Ma io non ricordo Gentiloni preso di mira da nessuno da che fa politica, proprio perché non si è mai proprio messo in condizione di farlo. Sarà vedere se effettivamente nella narrazione, nello storytelling di Salvini e di Grillo, Gentiloni diventerà l'altro, fra virgolette, pupazzo di Napolitano, oppure se, come io immagino, il bersaglio...
mobile Renzi, della campagna del Movimento 5 Stelle, della Lega, e quando arriverà il momento, quando accordi finiti, se possibile, anche di Forza Italia, rimarrà Matteo Renzi, perché anche dal punto di vista della narrazione sarà curioso capire come Renzi riuscirà ad essere l'azionista di maggioranza di questo governo, ma anche come sarà in grado di smarcarsi quando gli serve, perché se Renzi avesse avuto la vaghissima idea che nei prossimi mesi di incrociare come governo una ripresa economica più significativa degli zero virgola, una tranquillità sociale più significativa rispetto a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, io immagino che Renzi il posto se lo sarebbe tenuto, certo, non l'avrebbe ceduto un altro. Quindi come verrà declinato il rapporto tra il segretario del Partito Democratico e quindi del candidato premier in pectore, nonché ex premier, col premier, diciamo, pro tempore indicato da lui, sarà molto interessante. La storia è piena di paragoni tra i più disparati, soprattutto basta vedere in controluce il rapporto che Bersani e Berlusconi, che furono gli azionisti di maggioranza del governo Monti e delle leggi che approvarono, declinarono in maniera talmente diversa questo rapporto con Monti, seppur in Parlamento votassero le stesse cose, che per uno le elezioni furono la più clamorosa sconfitta, per l'altro la più clamorosa risalita. Non mettiamo troppo a carne a fuoco, perché sennò poi alla fine bisogna avere un nome, poi abbiamo già capito che sarà un... A parte che a me tocca ricordarlo, tutti noi abbiamo davanti agli occhi le carte che ci sono e indicano in gran parte, anzi tutte, Gentiloni. Però poi è Mattarella che deve decidere, è Mattarella che ha ascoltato tutte le 20 e passa forze politiche e parlamentari che gli sono passate davanti, è Mattarella che ha le sue idee. Questo, qui siamo all'uscita del, come sappiamo, della sede della Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi, e qui sono una serie di polmini che potrebbero portare con sé i famosi scatoloni, non avendo però avuto contezza del traffico del sabato della capitale, della principale arteria del centro, Via del Corso, che i sabati, in ogni sabato è pienamente occupata nella sua sede stradale, in realtà dai pedoni, per lo shopping, quindi anche gli scatoloni a Passo Duomo. E Alessandra, non speculeremo mai sul falso allarme prolungato che ci hai dato, no? Che ha costretto il povero da Milano, che stava precisa, già sul piede di partenza, a ingolosirsi alla no, possibilità di seguire anche Guerini. La possibilità di sentire il quartetto, no, il quartetto Cetra del Nazareno esibirsi nel dopo Mattarella. Io direi a Marco da Milano di non sfidare la legge di Murphy delle consultazioni, esatto, e di quando si apre la porta appena uno, esatto, va via e il toto porta del Quirinale. Però invece ci tengo a dire, e credo che voi sia per uscire, voi avete un vissuto che sfugge, continuate a lanciarvi dei messaggi in codice, no, che ci fanno sentire una no, questo non è in codice, nutrita, la legge di Murphy, gli telespettatori compresi, schiera di persone che dicono ed io tra di voi. Però ecco, la legge di Murphy, avete capito, del Toto Porta è questa. Appena uno dice adesso, come abbiamo fatto prima con la pubblicità, adesso basta, tanto escono tra un'ora, si apre la porta. Invece in quel momento si apre la porta. Come... Effetto sigaretta, esatto, per quando, esatto, arriva l'autobus. Esatto. Non l'accendi mai, quando l'accendi volevo... l'autobus arriva. Io non fumo, ma non sapevo che tu prendessi l'autobus. Prego. No, io volevo soltanto rivendicare la notizia che comunque il colloquio era finito e quindi è la delegazione che si trattiene. Si sta capigliando su chi deve parlare. Porta. No, sì, esatto, probabilmente sottiuto. No, e anche... E comunque un colloquio che è stato... Eccoli qua, eccoli. Parla Zanda. Buonasera. La crisi che oggi è stata affrontata, queste consultazioni dal Presidente della Repubblica, che noi ringraziamo molto per la sua missione e per il suo lavoro, la crisi si è aperta dopo gli esiti del referendum.
e dopo le dimissioni di Matteo Renzi, che le ha rassegnate al Capo dello Stato così come aveva annunciato, e lo voglio sottolineare perché questo è un fatto insolito nel costume politico del nostro Paese. Subito dopo l'esito del referendum, il Partito Democratico ha riunito la sua direzione nazionale, dalla quale la delegazione che oggi è stata ricevuta dal Presidente Mattarella ha ricevuto il mandato di chiedere un governo di responsabilità nazionale, con la più larga partecipazione possibile delle forze politiche che in Parlamento sono sia in maggioranza che in opposizione, e con l'obiettivo di portare il Paese quanto più rapidamente possibile alle elezioni politiche. E abbiamo registrato, anche dalle dichiarazioni che le varie delegazioni hanno fatto al termine dell'udienza del Presidente della Repubblica, un larghissimo rifiuto da parte delle opposizioni a un governo di responsabilità nazionale. E abbiamo quindi assicurato al Presidente Mattarella tutto il sostegno del Partito Democratico alla soluzione alla crisi che egli riterrà più opportuna e che naturalmente dovrà affrontare per portarci ad un governo che dovrà affrontare le più urgenti emergenze del nostro Paese, tra le quali ricordo la legge elettorale, e tutto questo sempre con l'obiettivo di andare al voto nei tempi quanto più rapidi possibili. Grazie mille e buonasera. Presidente, possiamo fare una domanda? Ecco qui, sono stati anche i più laconici gli esponenti del PD, però non è stato privo di elementi interessanti. Da Milano. Hanno dovuto colmare quel vuoto di cui si parlava prima, cioè come mai si è fatto il passaggio dal governo di responsabilità nazionale a un altro governo che potrebbe nascere già questa sera con un incarico, una soluzione che potrebbe cominciare a profilarsi. La colpa degli altri, hanno rifiutato, ha detto Zanda, c'è stato un larghissimo rifiuto e quindi ha usato la formula, e quindi noi abbiamo assicurato tutta la disponibilità, la soluzione che il Presidente cercherà di trovare, uguale, allora a questo punto, visto che tutti hanno detto di no, si torna allo schema di partenza, la maggioranza uscente, il governo a guida del Partito Democratico, non guidato da Renzi perché Renzi si è dimesso, ma guidato da un esponente di assoluta fiducia di Renzi che è Paolo Gentiloni. Questo è il giro e la risposta quindi già alla questione che pone il Movimento 5 Stelle è: siete voi che non vi siete voluti assumere la responsabilità di fare un governo o di appoggiare un governo di responsabilità istituzionale di tutti. A questo punto bisogna tornare allo schema di partenza, cioè il governo del Partito Democratico. Certo, questa è la linea PD, diciamo. Sì. È la linea PD. Ora, brevemente, Alessandra, adesso noi aspettiamo il certo passaggio di Mattarella. Non sappiamo se formale o contenutistico, però si conchiudono le consultazioni con l'atto finale. L'atto finale sarà, se non ci sarà una sorpresissimissima di un nuovo giro di consultazioni, ma lo escludiamo positivamente, il nome che verrà fatto della persona, al 99% abbiamo detto, ma non al 100%, Paolo Gentiloni, chiamata a succedere a Renzi nel tentativo di formare un governo. Potrebbe dire tutto questo o comunque fare un passaggio preliminare lì davanti ai giornalisti Mattarella entro la fine del pomeriggio, giusto?
Sì, è così perché, diciamo, salvo sorprese, come si dice in questi casi, però tutto fa pensare, del resto la notizia era circolata ancora prima che cominciasse questo giro di consultazioni di oggi, la notizia che Mattarella comunque si sarebbe fatto vedere e avrebbe parlato, quanto poi e che cosa dirà è tutto da vedere. Però questo passaggio è atteso, adesso c'è il portavoce Giovanni Grasso che è uscito ad accompagnare, come ha fatto con tutte le delegazioni, anche la delegazione del Partito Democratico, quindi dobbiamo vedere appunto, magari attendere qualche conferma, ma insomma le cose dovrebbero andare in questa direzione. Però come dicevate, certamente il passaggio, le parole usate da Zanda fanno capire che in effetti il Partito Democratico, confermando anche quella, la voce che avevamo raccolto dall'interno del PD, la fonte di governo, che ci diceva di questo piccolo cortocircuito, certamente questo cortocircuito c'era e quindi c'è come la necessità di un passaggio intermedio. Quando abbiamo chiesto se avessero fatto dei nomi, non c'è stata risposta e sono andati via i quattro delegati del Partito Democratico. Adesso vedremo, non è detto che il nome lo abbiamo già stasera, certamente quello che possiamo dire è che l'accordo che si è registrato dentro il Partito Alessandra, Democratico, dobbiamo andare in la maggioranza... Noi abbiamo tutto il tempo per parlare di questo, non Marco da Milano che adesso ci lascerà, invece ci sarà Tommaso Labate e altri ospiti, aspettiamo soprattutto Mattarella, il nome del nuovo Presidente del Consiglio, non una cosa di poco conto. Aggiungiamo un'ultima cosa, abbiamo capito che il mantra di tutti, anche coloro che pensano e sognano tutt'altro, è bisogna comunque andare a votare subito, sia ben chiaro. L'hanno detto tutti. Tutti quindi vogliamo quindi... andare a votare subito. Che quindi... fa presagire che non si voterà subito, possiamo dirla così. Va bene, a tra poco. Operatori, se avete seguito queste consultazioni, informandone costantemente la pubblica opinione, come avete visto o ascoltato, come era doveroso, tutte le voci presenti in Parlamento, ho registrato con attenzione e con rispetto le loro opinioni e le proposte che hanno avanzate. Nelle prossime ore valuterò quel che è emerso da questi incontri, da questi colloqui, e prenderò le iniziative necessarie per la soluzione della crisi di governo. Il nostro Paese ha bisogno in tempi brevi di un governo nella pienezza delle sue funzioni. Vi sono di fronte a noi adempimenti, impegni, scadenze che vanno affrontate e rispettate. Si tratta di adempimenti, impegni, scadenze di carattere interno, europeo e internazionale. Emersa in questi incontri come prioritaria un'esigenza generale di armonizzazione delle due leggi per l'elezione della Camera e del Senato, condizione questa indispensabile per procedere allo svolgimento di elezioni. E vorrei ribadire che tre punti in primo piano vi è quello che riguarda il sostegno ai nostri concittadini colpiti dal terremoto e l'avvio della ricostruzione dei loro paesi. Infine, mi auguro che il clima politico possa articolarsi e svolgersi con un rapporto dialettico, come è necessario per la nostra democrazia, ma sereno e costruttivo. Grazie, auguri per il vostro lavoro. Allora, Alessandra Sardoni, qui stiamo vedendo Mattarella che esce, l'abbiamo preso proprio praticamente al volo.
per fortuna, se no succedeva un pubblicicidio con la pubblicità. E però, a sostanza, al di là delle nostre piccole storie del dietro le quinte, quello che conta è che Mattarella si prende ancora delle ore di valutazione e quindi quel 99% di cui parlavamo prima non diventa 100%, ma anzi scende un pochino, e non soltanto per le parole così vaghe del capo dello Stato, ma perché se deve ancora rifletterci ci sono ancora delle possibilità diverse. Sì, diciamo che le parole di Zanda un pochino ci mettevano, cioè la necessità appunto di ripartire da dove si era rimasti e quindi di rifare tutte le tappe, il fatto che non abbiano né fatto nomi né indicato un profilo come forse potevano anche fare, insomma trovare il modo, no? Come succede in queste, magari tra le righe, come succede in queste dichiarazioni, ma invece avessero riportato le lancette, diciamo, all'uscita dalla direzione, faceva presupporre che appunto bisognava un po' percorrere tutte le tappe. Dobbiamo capire se si tratta soltanto di questo, se il combinato, adesso dovrò dire combinato disposto, se il combinato disposto delle parole di Zanda e di quelle di Mattarella invece significa che c'è qualcosa, diciamo, che potrebbe fare entrare in gioco altre figure e altri nomi rispetto a quello di Gentiloni, sul quale però, e questo lo abbiamo saputo, detto e lo hanno confermato tutti i nostri colleghi anche in studio, insomma c'era un accordo perlomeno dentro il Partito Democratico. Adesso questo bisognerà vedere, è molto importante comunque, sono molto importanti le parole di Mattarella perché ha voluto dare un po' mettere a verbale in un certo senso la scaletta degli adempimenti, che non sono pochi, questo lo ha ripetuto del resto. Però questo è servito, correggimi se sbaglio, a spiegare perché il capo dello Stato non condivide la posizione del Movimento 5 Stelle e ad esempio della Lega, delle forze che gli hanno chiesto di non dare la possibilità a un governo di avere i pieni poteri. Invece le scadenze, gli appuntamenti italiani, europei e internazionali, cito più o meno a memoria Mattarella, impongono un governo con i pieni poteri, così no? Esattamente questo, esattamente. Certamente i destinatari di questo messaggio sono in primo luogo il Movimento 5 Stelle e la Lega e quindi diciamo è il no all'ipotesi di un governo dimissionario che resta in carica per gli affari correnti, che del resto era già tramontata quando c'era stata la data del 24 gennaio come prima riunione, insomma è possibile, data possibile e utile per la Corte Costituzionale per pronunciarsi sull'Italicum, quindi già era tramontata e ricordiamo che il governo Monti che era rimasto in carica per gli affari correnti, in effetti quando insomma, è rimasto in carica per gli affari correnti era caduto, mi pare, dopo il 20 di dicembre del 2013, le elezioni furono alla fine di febbraio del 2014, qui invece saremmo stati insomma già fuori, ma è molto importante, come dicevi, che abbia voluto insomma sottolineare che il governo deve essere nel pieno dei suoi poteri, prima che parlasse Mattarella fonti sempre del Quirinale avevano voluto ribadire ai giornalisti e ai colleghi che comunque si intende governo nel pieno dei suoi poteri anche quando soltanto ha giurato, non c'è bisogno che sia fatta prima, scusate, del giuramento, volevo dire, quando già è incaricato può essere nel pieno dei suoi poteri, nel senso che non bisogna attendere il giuramento per esempio per fare il decreto per MPS, questo era un altro passaggio importante. Ma al di là di questo, l'altra sottolineatura molto importante, perché questa volta l'ha fatta Mattarella di persona, è quella sull'armonizzazione delle due leggi elettorali, perché questo significa che comunque il passaggio della legge elettorale ha dei paletti molto precisi. L'armonizzazione, lui ha detto tra l'altro che tutte le forze politiche comunque condividevano questa esigenza. Insomma, mettendo in fila tutte queste cose si capisce che dovremo aspettare ancora un pochino. Non credo moltissimo, perché comunque l'urgenza del governo con i pieni poteri la riconosce anche Mattarella. Grazie Alessandra. Allora, andiamo, scusa Tommaso, chiuderò. Prego. Con te. Perché è inutile che si vada avanti fino alle 8
adesso che abbiamo tutte le carte sul tavolo. Adesso commentiamo questa situazione e poi ci diamo appuntamento al telegiornale. E Paolo Celata, allora tu tra Palazzo Chigi, mi pare che sei davanti a Palazzo Chigi e il Nazareno, hai incrociato qualcuno all'uscita dal giro di consultazioni? Sì, esattamente. Abbiamo intercettato Ettore Rosato, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati. Era al telefono, diciamo un po' in maniera maleducata, ci siamo avvicinati per chiedergli comunque, anche non al microfono, un commento. È passato mentre stava finendo la sua dichiarazione il capo dello Stato, Mattarella. Quindi volevamo semplicemente, diciamo, assaggiare il campo, capire che cos'era successo. Rosato ha tenuto il telefono, le auricolari, ed è andato verso Via dell'Impresa, e cioè all'ingresso posteriore di Palazzo Chigi, dove molto probabilmente adesso è con il Presidente del Consiglio dimissionario a raccontargli quello che è successo alle consultazioni. Diciamo, è un'impressione, quindi vale quello che vale, insomma. Però l'atteggiamento, l'aspetto di Rosato era piuttosto accigliato, insomma, non sembrava potrebbe molto soddisfatto di come sono andate le cose su Quirinale. Meno agevole, meno in discesa, no, il tratto di strada che doveva portare alla nascita di un governo Gentiloni, o forse semplicemente c'è qualche altra increspatura. È vero, sì, restano certo quelle parole che citava prima anche la nostra Alessandra Sardoni, il sostegno alle soluzioni di Mattarella da parte del PD, come a dire, noi ci affidiamo al Capo dello Stato, e dopo avergli parlato evidentemente hanno potuto verificare quali sono le determinazioni di Mattarella. In realtà diffidiamo sempre poi dai segnali di fumo, basta aspettare, non è, nessuno si sentirà guastato nel suo sabato pomeriggio nel sapere che bisogna aspettare un paio d'ore in più per sapere quali sono le decisioni del capo dello Stato al riguardo. Diciamo che, possiamo dire così, Tommaso Labate, l'ipotesi Gentiloni resta largamente la più probabile, ma non è più così certa come sembrava due ore fa. Allora, sono successe delle cose nella dichiarazione del Presidente della Repubblica, perché tutti i partiti che avevano delle posizioni diverse, i principali attori, il 5 Stelle e il PD, non hanno avuto all'apparenza, cioè mostrandosi davanti alle telecamere, posizioni troppo dissimili, perché entrambi hanno sostenuto serve, dobbiamo tornare al voto subito. L'unico che non ha fatto riferimento alla necessità di tornare al voto, anzi ha messo in campo delle questioni anche nazionali, il terremoto, è stato Mattarella, che in questo ha seguito la stessa scia di Silvio Berlusconi. Quindi ci apprestiamo sicuramente verso un governo che qualcuno potrà dire che avrà la data di scadenza, eccetera, eccetera, ma che deve affrontare dei problemi urgenti e che lo vogliono la pienezza dei suoi poteri. Fra l'altro, la scelta dell'appuntamento più urgente citato da Mattarella è anche mediaticamente un antidoto al tormentone di chi dice voto subito, democrazia violata, eccetera, eccetera, perché rimanda proprio alla situazione drammatica che molti i nostri connazionali che stanno a meno di 100 km da qua, e mi riferisco alle vittime dei terremoti degli ultimi tempi, stanno vivendo. Quindi questa è una spiegazione istituzionale per dire serve un governo nella pienezza di propri poteri, perché c'è anche il terremoto, e non soltanto perché, non perché vogliamo ovviamente deprivare la democrazia del suo corretto svolgimento. Quanto al nome, il nome, almeno stando agli indicatori, rimane quello di Gentiloni. Rimane però il dubbio, perché dalle dichiarazioni del Partito Democratico e anche dalle poche parole misurate che ha detto Mattarella, non ci sia stato un segnale soltanto che andasse in quella direzione. Quali sono le possibili motivazioni? Si sta allontanando la candidatura di Gentiloni oppure c'è una liturgia da rispettare? Probabilmente è la seconda, perché il nome di Gentiloni, giustamente lo ricordava Marco da Milano prima, è uscito dalle nostre chiacchiere, dai retroscena dei giornali e da quello che noi sappiamo però, per via indiretta. Se mi posso permettere... Certo. L'ho verificato abbastanza direttamente. Sì, assolutamente, però nessuna La voce, la parola Gentiloni non è stata
pronunciata in nessuna dichiarazione ufficiale. Esattamente, questo volevo dire. Ma io, quando abbiamo cominciato questa maratona, mi sono arrivati tre messaggi allo stesso momento, l'indicazione Gentiloni, da tre persone di aree del PD completamente diametralmente opposte, come se fosse la spia di una decisione presa quando abbiamo iniziato questa diretta, alle 16:23 o giù di lì. Cosa sarebbe successo se Mattarella o se il Partito Democratico avessero messo adesso ufficialmente il nome di Gentiloni, togliendolo dai retroscena autorevoli che abbiamo fatto noi e mettendolo in piazza? Sarebbe successo che il Movimento 5 Stelle, la Lega e tutti gli oppositori veri o presunti di questo scenario avrebbero infilzato il Quirinale sostenendo: ah, allora avete visto che le vere consultazioni sono quelle che ha fatto Matteo Renzi a Palazzo Chigi, e questa del Quirinale, fra virgolette, è, per quanto costituzionalmente blindata, una cosa lontana da quello che state dicendo gli italiani. E da qui, secondo me, alcuni passaggi, compreso quello uno del Partito Democratico, perché è vero quello che diceva Alessandra Sordoni prima, il Quirinale aveva bisogno di una presa di posizione compatta del Partito Democratico, quantomeno maggioritario o quantomeno ufficiale. Questa indicazione non c'è stata. Ad oggi il nome di Gentiloni arriva da un accordo tra Renzi e i principali capi corrente del Partito Democratico, della sua maggioranza. Allora, torniamo al Quirinale, che è forzatamente il nostro campo base. Abbiamo visto le uscite di Berlusconi, dei due capigruppo del Movimento 5 Stelle e del quartetto del Partito Democratico, vice segretario, presidente dei gruppi di Camera e Senato, presidente dell'Assemblea nazionale. Si è capito che comunque Mattarella ha richiamato tutti al galateo, che un pochino è stato trascurato e violato in questa febbrile serie di giornate. Da mercoledì sera, da quando formalmente si è dimesso Renzi, fino ad oggi c'è stato di tutto. Si è parlato di consultazioni parallele, insomma, evidentemente non ha gradito, o comunque, anche se ha tollerato, ha voluto a sé poi il rispetto che si deve all'istituzione che sta compiendo il passo formale e sostanziale di garantire una successione di governo dopo le dimissioni di Renzi. Si capisce quindi che resta molto probabile che poi la conclusione sia quella che tutti ormai hanno sentito dire o hanno direttamente detto, cioè la scelta dell'attuale ministro degli esteri nella continuità e finale della legislatura col governo che più l'ha contraddistinta. Però deve essere Mattarella a dirlo e a esserne sicuro, e poi a comunicarlo nelle forme, nei modi e nei tempi che lui deciderà. È così, Alessandra? Momento, anche perché, come potete immaginare, anche le linee telefoniche, è appena uscita la delegazione, quindi anche avere contatti con chi parla per primo con la delegazione uscita da qui non è facilissimo, e quello è l'altro riscontro che si può avere oltre a quello del Quirinale. Però diciamo che, stando ai fatti, come diresti tu, i fatti sono che sicuramente c'era un problema, e questo lo abbiamo detto dall'inizio, di armonizzare ancora una volta la decisione della direzione e fare tutte le tappe, non urtare non soltanto un galateo ma anche una sostanza di compiti e di poteri del Presidente della Repubblica e di ruoli. E quindi naturalmente doveva per forza essere riportata al Presidente la posizione uscita dalla direzione del Partito Democratico, che era quella governo di larghe intese oppure elezioni che comunque appunto hanno le controindicazioni che abbiamo detto. Quello che ancora non siamo in grado di dire con assoluta certezza è se sono stati fatti i nomi o se più probabilmente si è dato conto in questo colloquio di un accordo politico che comunque è stato raggiunto dalla maggioranza, e poi comunque spetta al Presidente fare questo nome e fare il nome domani. Quindi se è una questione, diciamo così, c'è una larghissima
possibilità che sia, probabilità che sia semplicemente una questione di percorrere tutte le tappe, percorrerle in modo tale da renderle vincolanti, perché questo è naturalmente il senso, di non avere sorprese dopo, oppure se invece c'è qualcosa che è cambiato nello schema che abbiamo raccontato. Però sinceramente questa seconda possibilità ad ora sembra meno probabile. Naturalmente bisognerà ancora aspettare, e anche ci vuole del tempo anche, diciamo così, per sapere quello che si sta muovendo dietro le quinte, insomma, anche per avere delle certezze ci vuole un momento per ricostruire i colloqui. Certo, e diciamoci le cose chiaramente, se abbiamo imparato a conoscere Sergio Mattarella, il capo dello Stato non deciderà prima della serata, non ci sarà l'annuncio prima dell'ora. Mi spingerei a dire che dovrebbe arrivare verso le 8:30, forse mi sbaglio, forse no, però non mi sorprenderebbe che attorno alla fine dell'ora canonica dei telegiornali, vi compreso il nostro, arriverà l'annuncio del nuovo presidente incaricato, dell'incarico e del nome dell'incaricato, o anche, non dimentichiamolo, Alessandra, potrebbe decidere un giro stretto di consultazioni ulteriori il capo dello Stato, no? Certo, potrebbe deciderlo qualora appunto non ci fosse uno schema convincente, però lui, quello che noi sappiamo sempre stando ai fatti è che comunque una certa, tanto che era abbastanza tranquillo Mattarella, non sembrava preoccupato o teso, quindi questo vorrebbe dire che una soluzione comunque la intravede. Certo. E secondo poi certamente ci sono delle scadenze urgenti, questo non possiamo dimenticarle, in Monte realtà Paschi, anche lunedì per MBS mattina al massimo riaprono martedì, i mercati. Certo, comunque, e domani ci sarà la riunione del CDA di Montepaschi. La deadline è domani. E ultimi secondi per Celata. Paolo Celata, lì a Palazzo Chigi non filtra nulla, ma è chiaro che quello è il secondo campo collegato, sempre come si dice. Però tu hai notizie forse? No, aggiornamenti no. Come ti dicevo, è entrato Rosato qualche minuto fa, ma siamo ancora non a Rosato. Sappiamo, ecco, cosa è successo, se... Va bene. Sì, esattamente. Allora facciamo così. L'aggiornamento a tutti altro voi... che vi possiamo dare sono passati alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno una loro assemblea già convocata, ma proprio per discutere di questa crisi nei loro gruppi, le sale del gruppo del Movimento a Montecitorio. Quindi i 5 Stelle sono riuniti per fare il punto, ma diciamo la partita principale, come dicevi direttore, si gioca tra qui, Palazzo Chigi e il Quirinale. Allora ci prendiamo quell'ora di riposo che è necessaria, non per noi, ma perché non succede niente. Da qui fino alle 20 vi diamo appuntamento al nostro telegiornale. Ringraziamo, oltre ovviamente ai nostri Celata e Sardoni, anche Tommaso Labate, che stoicamente è restato fino in fondo, e anche Marco da Milano e Franco Bechis, che hanno partecipato a questo nostro speciale. A dopo.